tutti, ringraziamo tutti di essere venuti in questa giornata, anche se siamo in forma un po' ridotta per via delle misure di contenimento per l'epidemia in corso, quindi preghiamo comunque tutti i relatori di non avvicinarsi troppo ai microfoni per motivi di sicurezza e poi qui alla società geografica stanno facendo di tutto, hanno messo in atto delle misure preventive per la disinfestazione dei locali, eccetera. E, abbiamo avuto purtroppo alcune defezioni, non sarà presente la professoressa Emanuela Guidoboni perché venendo da Bologna purtroppo le misure di contenimento della regione le hanno impedito di venire. E stessa situazione per il dottor Tozzi che saluta però non sarà presente. Quindi rapidamente passo la parola al direttore del Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA, il dottor Claudio Campobasso. Grazie Stefania, si sente? Sì. Buongiorno a tutti, mi associo anche io ai ringraziamenti della dottoressa Nisio per coloro che sono coraggiosamente venuti a questa giornata divulgativa, stante la situazione che abbiamo adesso in Italia. Per chi non è venuto nelle precedenti giornate, rappresento che il Servizio Geologico d'Italia, che è un dipartimento tecnico dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, tra le tante attività istituzionali che diciamo, svolge dalla sua istituzione, che corre dal lontano 1873 con il suo core business, che è poi quello fondamentalmente della produzione di cartografia geologica, svolge anche tante altre attività che ha preso in carico nel tempo per assecondare anche le esigenze della società e anche del territorio, tra cui anche quello degli studi nel campo del rischio naturale e quindi anche del rischio sismico. E che è poi l'oggetto di questa giornata. E lo fa non soltanto in collaborazione con altri centri di ricerca nazionali, ma lo fa anche con uno sguardo anche agli aspetti appunto storici che saranno proprio rappresentati in questa giornata. Faccio presente che l'ISPRA e in particolar modo quindi il Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia collabora fattivamente con la Protezione Civile, è un centro di competenza proprio della Protezione Civile a norma proprio di legge e svolge fattivamente attività sul territorio per le fasi post sismiche, post emergenziali, come è accaduto appunto negli anni scorsi a seguito del terremoto avvenuto nell'Italia centrale, e lo sta ancora facendo oggi con degli studi in collaborazione anche, ripeto, con altre strutture di ricerca e con l'Ordine Nazionale dei Geologi, degli studi per la caratterizzazione microsismica delle aree soggette appunto a maggiore rischio sismico nell'Italia centrale. Quindi questa giornata vedrà aspetti di ricerca attuale e anche di ricerca storica, perché tra le pieghe del passato, come sapete, spesso ci sono anche delle indicazioni e delle spiegazioni su quello che avviene poi oggi. Quindi ringrazio tutti quanti i colleghi che hanno lavorato per questa quarta giornata e a questo punto passo la parola a chi ci ospita e che ringrazio, alla Società Geografica Italiana, che è la struttura che ci ha permesso appunto di poter svolgere anche questa giornata nonostante tutte le difficoltà. Grazie.
Buongiorno, sono Rossella Belluso, il segretario generale della Società Geografica Italiana. Vi do il benvenuto a nome anche del nostro presidente, il professor Cerreti, che per motivi istituzionali questa mattina non sarà qui con noi. Vi volevo ringraziare per il fatto, insomma, di essere stati anche molto coraggiosi, aver lasciato le vostre case, visto tutto quello che si dice. Sappiate che noi qui sanifichiamo quotidianamente con dei prodotti specifici. All'interno della struttura, proprio all'ingresso, è disponibile un gel disinfettante per le mani. E la stessa cosa nelle toilette, tutto sanificato, ci sono dei gel per lavarsi le mani specifici dei presidi medici chirurgici, quindi potete stare tranquilli. Io, più che augurarvi un buon lavoro, ricordarvi che siete in un palazzo del 1500 che è appartenuto alla famiglia Mattei, è un palazzo al cui interno sono custodite delle opere molto prestigiose, abbiamo più di 450.000 volumi, 250.000 carte geografiche e 250.000 fototipi. Abbiamo anche una sezione dei rari, quindi delle opere uniche, come un antico portolano del 1480 che abbiamo mandato a Matera lo scorso anno e che è ritornato sano e salvo qui da noi, che è possibile magari visitare durante o visionare durante le nostre visite guidate. Diventate soci della Società Geografica, perché per noi è un onore, è importante che ci siano sempre più persone che si uniscano alla nostra mission, che è quella della conservazione, della preservazione, della catalogazione dei beni che abbiamo qui all'interno custoditi. Quindi vi auguro un buon lavoro, questo è un momento importante, un momento scientifico che noi abbiamo deciso di condividere con l'ISPRA, con la SIGEA, quindi siamo veramente onorati di avervi qui. Buon lavoro, io sono qui, per qualsiasi cosa potete rivolgermi a me. Grazie anche al nome del mio staff. Buongiorno a tutti, io ringrazio la Società Geografica Italiana e l'ISPRA come SIGEA per aver organizzato assieme questi eventi di geologia nella storia. In particolare ringrazio Stefania Nisio per la programmazione e progettazione di questi 6 incontri e Claudio Campobasso che ha sempre supportato le nostre iniziative. Noi come associazione, quando ci è stata proposta l'organizzazione, la coorganizzazione di questi cicli di eventi, l'abbiamo subito accolto con grande entusiasmo, perché riteniamo che una delle azioni che un'associazione scientifica e culturale come la nostra deve fare è quella appunto della divulgazione. Sono stati individuati per questo primo ciclo 2019-2020 6 temi, ma il nostro obiettivo è anche quello di programmarlo per il prossimo anno e quindi continuare con queste azioni di divulgazione su temi specifici legati alla geologia e storia. Io non ho partecipato ai precedenti 3 incontri e mi è stato detto che comunque la sala era molto piena, c'era stata grande partecipazione, ma vedere la sala oggi piena mi fa venire in mente che la partecipazione appunto dei giorni scorsi era comunque notevole. L'argomento che affrontiamo oggi è un argomento che l'associazione, la SIGEA, ha curato in particolare negli anni precedenti, organizzando comunque attività di disseminazione sulla prevenzione del rischio sismico, grazie al supporto dell'ISPRA, di Luca Valensisi dell'INGV e altri colleghi dell'INGV che ci hanno dato una mano, tenendo presente che dal 2018 al 2019 abbiamo organizzato 20 eventi di disseminazione, coinvolgendo i vari soggetti sul rischio sismico in tutta Italia. Saluto il nostro presidente onorario appena arrivato, Giuseppe Gisotti, molto impegnato in questa azione e mi permetto di dire che l'azione di Giuseppe Gisotti, e quindi un'anticipazione che faccio, è stata riconosciuta anche a livello istituzionale, in quanto il Presidente della Repubblica ha dato l'onorificenza di commendatore a Giuseppe Gisotti, a cui faccio un grande applauso per il suo impegno in questi oltre 27 anni di attività nell'associazione. Quindi l'argomento che noi trattiamo oggi è un argomento molto delicato, perché affronta nella storia il rischio sismico del nostro paese, e quindi con l'auspicio che queste esperienze del nostro paese affrontate nella storia possano essere applicate per il presente. È stato più volte citata oggi la situazione emergenziale dal punto di vista sanitario del nostro paese, e vi devo dire che è la prima volta che io sento rappresentanti del governo e governatori regionali che dicono: dobbiamo ascoltare la scienza, dobbiamo ascoltare gli esperti, sulla base di queste informazioni dobbiamo prendere le nostre decisioni politiche. E questo
è un auspicio che possa essere applicata questa buona politica anche ad altri settori, quali quello del rischio sismico. Non dimentichiamo che negli ultimi 150 anni eventi sismici disastrosi sono stati più di 30, con oltre 150.000 vittime. Quindi anche questo settore, quello della prevenzione del rischio sismico, è un argomento che deve interessare molto il Paese e non rinviarlo sulle scelte politiche al prossimo terremoto. Io mi fermo, non voglio far perdere altro tempo e lascio la parola al moderatore, che ringrazio, per avviare i lavori. Ringrazio nuovamente tutti voi che avete aderito a questa giornata e confermiamo come organizzatori i prossimi due eventi, salvo indicazioni diverse a livello governativo, e i prossimi due eventi, il primo sarà l'8 aprile e il successivo sarà il 27, non il 7 come riportato in questa locandina, ma il 27 maggio. Quindi, salvo indicazioni diverse da parte di ordinanze ministeriali, gli eventi da parte degli organizzatori sono confermati. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, sono Paolo Galli della Protezione Civile, della quale vi porto i saluti. Sapete, siamo molto impegnati, avete visto in televisione in questi giorni, in questa super emergenza per qualcosa che non attiene assolutamente alla sismicità, però ci siamo ricavati comunque questo spazio oggi. E, come avete sentito, mancano due oratori, quindi possiamo allungarci leggermente sulle altre presentazioni, però senza eccedere. Passerei immediatamente alla prima di queste, che è Luigi Piccardi, che voi sapete è la causa principale della Brexit, perché dopo che ha pubblicato quel lavoro sul lago di Loch Ness ha tolto il mostro agli inglesi, gli inglesi si sono parecchio incazzati, insomma. Allora, Luigi ci parla degli effetti ambientali dei terremoti da fonti storiche. Era spento. Mi può dare un po' d'acqua? Quindi ora all'inizio farò un'introduzione su quello che è il meccanismo del terremoto, che immagino la maggior parte di voi conosce, quindi sarà molto veloce. Avanti e indietro. Ecco. Puntatore, avanti e indietro. Ecco, il CNR, io sono dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse, che ha sede a Pisa, una sede secondaria di Firenze. Quindi diciamo che, per introdurre il concetto di terremoto, questa è la famosa faglia di San Andrea. I terremoti corrispondono praticamente a movimenti improvvisi lungo rotture crostali, che si chiamano faglie, quindi corrispondono a delle rotture delle faglie. Avviene in profondità sul piano di faglia, poi si allarga fino ad arrivare, per terremoti maggiori, a intersecare la superficie. Maggiore è la magnitudo e quindi ovviamente maggiore è l'area di rottura e maggiore sarà la lunghezza della rottura in superficie. Questa rottura in superficie di queste faglie, cioè le faglie sono organizzate in sistemi, come si vede qui, questa è la nord anatolica, la cui rottura progressiva, questo è un bellissimo esempio di rottura progressiva sempre in una direzione, che è culminata nel terremoto del 99, che molti di voi ricorderanno, arriva a attivare tutto il sistema, pezzo per pezzo. Ogni terremoto rompe un segmento di questo sistema e via avanti così. Nei punti dove manca la rottura, ancora non si è realizzata, si parla di un gap sismico, cioè di un vuoto sismico, di un sistema che deve rompersi, quindi si aspetta che si romperà. In questo caso, ad esempio, nel Cile si è rotto nel 2014 con un terremoto grande di 8,4. Noi fortunatamente
In Italia non sperimentiamo di questi terremoti, però anche la nostra sequenza in Italia centrale stiamo seguendo ora rappresenta l'attivazione di un sistema di faglie abbastanza omogeneo e continuo, che è iniziato nell'84 per poi rompere col terremoto di Colfiorito circa 10 anni dopo, il terremoto dell'Aquila, e vedete che si era creato un gap nella zona di Norcia che infatti è stato riempito dal terremoto più forte del 2016 di 6,5. In superficie le faglie hanno un'espressione morfologica piuttosto tipica che ci permette di riconoscerla. Questo esempio è un caso famoso della Pleasant Valley del 915, in cui si vedono appunto le caratteristiche morfologiche del versante di faglia, e col terremoto si è creata una scarpata di faglia alla base di una scarpata cumulativa con rotture che sono andate, hanno avuto un dislivello immediatamente di 2 metri fino ad arrivare a un massimo di 6 metri. Qui vedete i geologi per dare un'indicazione. Come vedrete in varie foto, i geologi hanno un'attrazione irresistibile per infilarsi in queste rotture, perché sono importanti prima di tutto proprio perché queste fagliazioni superficiali è l'unico modo in cui un geologo di superficie ha il modo di toccare la sorgente sismica in profondità, perché poi la rottura è la stessa. E poi in secondo luogo perché col tempo, essendo come vedete forme molto giovani, tendono ad avere una erosione accelerata e quindi a chiudersi col tempo. Proprio per questo motivo attualmente si è cominciato in alcuni luoghi ad inchiuderle in musei appositamente creati per salvaguardare proprio queste rotture. Questo ad esempio è la rottura del terremoto di Kobe, come era all'inizio e come è stata preservata all'interno di un museo che poi diventa un'attrazione turistica. Questo è l'arrivo delle onde di tsunami del terremoto del Giappone del 2011, che tutti ricordiamo molto bene, un terremoto di magnitudo 9, uno molto forte a livello mondiale, e sono uno degli effetti più diretti, più eclatanti dei terremoti, in quanto la spaccatura del fondo marino crea un'onda in tutto lo spessore marino, che poi si propaga con velocità altissime fino a 700 km all'ora, lunghezze d'onda che arrivano a 1000 e passa chilometri, e che riescono a attraversare tutto un oceano. Questo vedete il terremoto dell'11, in meno di un giorno è arrivato a investire anche il Cile con onde più di un metro di altezza. Le fonti di cui disponiamo oggi sono tantissime, viviamo nel mondo dell'informazione e dell'informazione istantanea. Su questo terremoto basta fare una ricerca su Google, otteniamo immediatamente più di quasi 70 milioni di siti di informazione, per cui abbiamo, e questi sono praticamente subito, moltissimi sono video, quindi abbiamo il fenomeno in diretta che ci permette di osservarlo. Se passiamo al terremoto e tsunami del 2004 invece, che come ricorderete è stato veramente una catastrofe, è stato lo tsunami più disastroso di sempre nel mondo, ha fatto più di 240.000 vittime in tutto l'intorno dell'Oceano Indiano, è stata una magnitudo 9,2, ci avviciniamo a quelle che sono le magnitudo massime mai registrate. In questo caso, come vedete, 15 anni prima le testimonianze che possiamo trovare cadono drasticamente a 500.000 di siti da cui possiamo trarre informazioni, nonostante siamo ancora in un'epoca tecnologica, però ad esempio la maggior parte sono foto non filmati, quindi il tipo di rappresentazione e anche di documentazione è molto diverso. Quello che vedete qui invece è una barca arenatasi con lo tsunami sopra il tetto di una casa, che ormai è diventata un'attrazione turistica, motivo di curiosità. Si è perso anche il senso della drammaticità che è stato quell'evento così disastroso. Se invece facciamo un salto di 1000 anni indietro, arriviamo a un terremoto del 1046 in Alto Adige, scarsamente, di cui non abbiamo nessuna rappresentazione se non qualcosa di simile in affreschi ormai rovinati. Il numero di documentazioni cala a 3,
di cui due citano solo l'anno in cui è avvenuto il terremoto e sbagliandolo pure. Quindi tutta la documentazione che abbiamo di quel terremoto è questa breve nota a margine di un manoscritto di un'abbazia in cui ricorda crollati 30 castelli, qualche fenomeno naturale, tipo una frana che ha sbarrato il fiume della valle, che era quindi l'Adige. Non abbiamo molte informazioni su questo, né erano disponibili a quell'epoca. Questo non ha impedito però a Dante, purtroppo va giù, ma c'è qui, vedete la ruina, che nel fase o per terremoto o per sostegno manco. Quindi tre secoli dopo l'evento era ancora presente per la cultura di Dante, dell'Italia, questo terremoto. E le tracce sono visibili ancora nella geologia, vedete il lago di sbarramento che è citato qui, il fiume rimase sbarrato alle montagne cadute e questa è la frana del Cass in Alto Adige, nella valle dell'Adige. I laghi di sbarramento infatti sono uno dei fenomeni tipicamente associati ai terremoti. Qui ne vedete un caso di un terremoto abbastanza forte in Kashmir nel 2005, probabilmente sollecitato anche dall'evento del 2004 a Sumatra, in cui ne ha creati ben due, è caduto a un compluvio e ha creato due laghi di sbarramento. Questo è il terremoto di Kalaura della Nuova Zelanda, anche qui vedete una frana che è scesa, blocca, e questo presumibilmente, vedete la piccola soglia, è presumibile che piano piano la erode e quindi si svuoti. Quindi sia questo, sia la variazione, i sorgenti, l'emergenza di nuove sorgenti, l'azzeccarsi di altre, spesso sono fenomeni temporali che col tempo tendono a riaggiustarsi, ad equilibrarsi. Quindi non sono permanenti come la frana in quel caso così gigantesca. Altri fenomeni geologici a cui sono associati i vulcani, sia indotti che come conseguenza, sono il vulcanesimo. Qui avete una rappresentazione dell'eruzione vesuviana e dei terremoti conseguenti. Qui abbiamo fatto un altro salto di circa 1000 anni ancora indietro rispetto al terremoto dell'Adige. E qui vedete che le fonti diminuiscono ancora, non si ha neanche una documentazione cronicistica, ma se ne trova traccia all'interno di lettere personali di Seneca o di altre testimonianze, oppure le prime rappresentazioni, diciamo, iconografiche, che sono un bassorilievo ritrovato a Pompei, in cui si mostrano proprio gli effetti dello scuotimento sismico del 62 d.C., 10-15 anni prima della grande eruzione che l'avrebbe seppellito. Andando ancora indietro, si passa nella sfera del religioso. Il dio dei terremoti per i greci era Poseidone, lo vedete qui col suo tridente, col quale percuotendo la terra scatena i terremoti, e lo vediamo spesso associato alle fontane, Poseidone. Questo perché, oltre a essere il dio dei terremoti, era anche il dio delle acque, non solo delle acque marine, con i maremoti principalmente, ma anche delle acque fredde, delle acque dolci ambientali, che proprio con i terremoti, come si è detto, presentano spesso delle variazioni del regime idrogeologico. E infatti le prime teorie naturalistiche dei filosofi greci vedevano spesso l'acqua come elemento base di riferimento per la causa naturale. Infatti l'esistenza di un dio dei terremoti non impediva ai greci di pensare filosoficamente che i terremoti fossero eventi naturali. Quindi tutti più o meno proponevano le loro idee, da caverne a acqua, all'influsso degli astri. In particolare Aristotele è quello che creò questa teoria, che è poi rimasta dominante in tutto il mondo occidentale per quasi 2000 anni, cioè il fatto che ci fosse un soffio, un pneuma, cioè delle correnti di aria sia fuori dalla Terra che dentro la Terra, che passando, comprimendosi così, creavano delle ripercussioni e quindi dei terremoti. Quindi da Aristotele per un lungo periodo praticamente non si è avuto più documentazione specifica sui terremoti, venivano citati negli archivi, venivano citati in locali cronache delle abbazie, l'iconografia erano limitate a pochi affreschi, qui vedete un affresco di Giotto a Rimini probabilmente, che si ritiene
che abbia fatto proprio un riferimento al terremoto di Rimini del 308 e che è stato poi successivamente danneggiato da un altro terremoto del 786. Queste lesioni che vedete sono del nuovo terremoto. E anche dal punto di vista, diciamo, di divinità, era cambiata la divinità, ma il concetto rimaneva stesso, cioè c'era sempre il Dio che era alla base dei terremoti, sia come causa agente, sia come causa volente, diciamo, e i terremoti erano visti come il segno dell'ira divina, per cui una specie di punizione per queste povere genti che non solo facevano il terremoto, ma erano anche colpa loro. I terremoti erano riportati in cronache locali, questa è una cronaca di Sant'Antonino di Firenze, che in una Summa Moralis ci mette anche racconti di tanti eventi, proprio per la morale, eventi alla condotta morale, e bisogna aspettare il 1456, più esattamente il 1457, per arrivare il primo catalogo specifico che si occupa non solo di un trattato sui terremoti dal punto di vista naturalistico, ma anche di una compilazione degli eventi storici avvenuti. Fra gli eventi storici ovviamente vengono citati anche eventi biblici e cose del genere. Esclude dal catalogo Manetti il terremoto che avvenne quando furono separate le acque dalla terra, perché dice vabbè, questo forse è ancora un po' troppo, quindi parte da dopo, ma insomma ci rientra dentro tante cose. Nonostante questo, Manetti, anche lui, che prevede sempre la teoria per cui la prima causa terremoto è voluntas Dei, specifica che i terremoti sono eventi naturali, quindi questa coesistenza di visione naturalistica e soprannaturale coesiste. Il 1456 è importante proprio perché fu l'anno del più grosso terremoto, più vasto terremoto, diciamo, che ha colpito l'Italia, una magnitudo 7.2, il secondo più forte in Italia, il primo nell'Italia peninsulare, e che investì un'area gigantesca del Regno di Napoli, compresa Napoli stessa, e che quindi fece molto scalpore. È un terremoto che è rimasto esemplare e caratteristico per quello che non ci aspetteremmo mai. Finora siamo abituati a avere a che fare con singoli terremoti, questo invece dall'analisi storica e geologica sembra essere stata la coalescenza di ben quattro terremoti quasi contemporanei nell'arco di un mese. Quindi vi immaginate quattro terremoti di magnitudo di 7, fra 6 e mezzo e 7, cosa possono aver provocato? 5 minuti? Sì, generoso. Vabbè. Fra l'altro, in un sito di qui c'era un'abbazia in cui viene descritta un fenomeno particolare che mostra proprio questa interdisciplinarità fra religiosità e naturalismo, in quanto l'abate dichiara di aver interpretato, vedete, questo è il monastero di Santo Spirito, un fenomeno naturale, di aver dichiarato che fosse stato soprannaturale. In questo punto è anche ubicato un santuario di Eracle, che era spesso associato a questi ingressi dell'Ade, e che fu coperto da una frana. Frane che sono anche queste un fenomeno, come abbiamo visto, innescato dai terremoti, e che spesso creano più vittime dei terremoti stessi. Questo è il terremoto del 556 in Cina, il più catastrofico come numero di vittime, 830.000 vittime solo di persone, e altri effetti associati sono quelli della liquefazione, che abbiamo visto in ampio spazio nel terremoto del 2012 a Reggio Emilia, a tutte le scale, dalla piccola, qui vedete una penna, dalla piccola manifestazione a quella grande con i vigili del fuoco dentro, e durante il quale sono convissuti anche sollevamenti del terreno legati alle pieghe frontali dell'Appennino, che vedete qui. In particolare, sulla continuazione di queste pieghe c'è stato anche un terremoto precedente nel 1570, non tanto potente ma importante dal punto di vista scientifico, perché in quel caso Alfonso II ad Este creò praticamente il primo laboratorio di studi sismici sul terremoto, chiamando molti studiosi a indagare sulle cause. Questo terremoto ha provocato anche lo spostamento del corso maggiore del Po da sud di Ferrara a nord.
Altri terremoti importanti, sempre con elevata magnitudo, sono il 627, che ha creato, che ha dato origine alla prima cartografia storica con la rappresentazione, con un tentativo di rappresentazione degli effetti, quindi un tentativo di scala macrosismica, e che ha innescato un grande maremoto conseguentemente. Nel frattempo sono continuati anche cataloghi sismici in occasione dei vari terremoti, e parlando di tsunami, arriviamo allo tsunami del 1693, che è il più forte terremoto avvenuto in Italia, 7.3, che ha causato almeno 54.000 vittime, e che è ben famoso non solo per la distruzione e i danni fatti, ma anche perché la ricostruzione ha portato allo sviluppo culturale del barocco siciliano nel successivo XVII secolo. È stato possibile ricostruire vari eventi con le ricerche geologiche di tsunami sulla costa siciliana. Ci sono almeno 38 depositi con tempi di ricorrenza che vanno intorno ai 400 anni, fra cui il più forte terremoto nel Mediterraneo, che è quello avvenuto nel 365 d.C. con la magnitudo di 8,5, quindi veramente mostruosa rispetto alle nostre. E questo ci mostra come, tutto sommato, le coste italiane, il rischio di tsunami in Italia sia sottovalutato, perché dal 600 ad ora è stato immensamente costruito proprio sulle coste principalmente. Tracce di tsunami si trovano anche nei miti, e quindi possiamo riconoscere anche i terremoti in Turchia, ad esempio, mancanti dai cataloghi ma attribuibili al secondo millennio avanti Cristo. Stessa cosa per il terremoto più potente mai accorso sul mondo, 9,5, non si è mai riconosciuto nessun altro, che ha causato relativamente poche vittime. Questo principalmente perché due giorni prima era stato preceduto da un terremoto di magnitudo 8, quindi capite che le persone erano già in allerta, poi le case erano principalmente di legno. Nella stessa zona, più recentemente nel 2010, c'è stato un altro terremoto di 8,8, siamo sul margine andino, che ha creato uno tsunami. E a proposito dei miti, è particolare una leggenda che viene riferita qui, che è una zona investita sia dal terremoto del 2010 che da quello del 60, e quindi che ha subito grossi tsunami, che riferisce di grandi serpenti in disputa fra loro nel mare, che avevano buttato il mare sulla terra, e per cui la gente era dovuta scappare su una montagna, fluttuava vicino al sole, e quindi si era portata le pentole in testa per ripararsi dal sole. Qui torniamo un attimo al terremoto del 2004, quello che è stato il più distruttivo per di sempre, e anche qui ci sono dei miti che hanno salvato esattamente, di tutte queste 240.000 vittime, le persone che vengono chiamate i zingari del mare, che vivono su palafitte proprio sulla costa, nella zona epicentrale. Di questi non è morto nessuno. Questo è proprio perché avevano una tradizione locale che indicava la possibilità che arrivasse un mostro marino chiamato Labun, un'onda mangiatrice di uomini, per salvarsi dalla qua, che veniva preannunciata praticamente dal ritirarsi improvviso delle acque, per cui appena sentivano un terremoto e vedevano l'acqua che si ritirava, dovevano scappare in alto, cosa che invece gli occidentali non conoscevano. Vedete, mentre questi hanno cominciato a capire c'è qualcosa che non va in questa parete di acqua che arriva, la signora sta tranquillamente avvicinandosi al momento che l'acqua si ritira, e sembra una cosa strana. Quindi vedete come questi miti indicano praticamente lo stesso concetto che viene riportato ora in tutte le normative anti-tsunami del mondo. Un altro terremoto famoso del 703, perché ci sono eventi che si sono ripetuti anche nel terremoto recente, e che cominciamo ad avere praticamente delle tracce, delle descrizioni più specifiche, cioè la terra si aprì in questa zona, e il nostro Paolo Galli è andato lì a scavare e ha trovato le tracce di quel terremoto, mentre le prime rappresentazioni di eventi proprio specificatamente naturali è questa, ad esempio, sempre relativa al 703, in cui si descrive questa voragine che si è aperta qui, che è una voragine che si può osservare ancora, che aprì, buttò fuori vampi di fuoco, vapori, e quindi destò molta impressione. Apparentemente qui c'è anche un'altra spaccatura che non viene descritta, l'illustrazione è ancora non pubblicata, quindi non sappiamo se si tratta di una spaccatura o meno. Arriviamo poi al 755, il terremoto più forte in tutta l'Europa,
una magnitudo di 8,7, che è quello che ha dato praticamente l'inizio a quella che è uno studio più scientifico, cioè colpendo non un paesino dell'Appennino, ma una capitale di un impero che occupava mezzo mondo e radendola completamente al suolo. I filosofi sono indignati, hanno detto: ma qual è la colpa che ha fatto, che ha avuto questa capitale per essere distrutta? Quindi c'è stato Voltaire che si è opposto a questa filosofia, Kant ha cominciato gli studi scientifici, è cominciato a circolare i primi questionari sismici, diciamo, per raccogliere informazioni, e si è cominciato a capire che questi terremoti si propagavano sulle onde, come onde sulla crosta terrestre. Quanto c'ho ancora? Un pochino. Noia. Un'altra cosa particolare da sapere è che le luci sismiche, ritenute così strane, in verità sono realmente esistenti, attualmente vengono filmate e sono note, ci sono varie teorie che le spiegano. Questo tante volte sono citate nelle relazioni storiche, come il trave di fuoco, la fiamma, i globi di fuoco, le capre, i tizzoni. Sono state fotografate per la prima volta nel 66, ma da allora vengono riconosciute anche nel terremoto dell'Aquila. Questo è un altro terremoto complesso del 783, di cui ci parlerà meglio Gianluca Valenzisi più tardi. Furono 5 scosse successive, anche queste fra 6 e 7-1, altamente distruttive, un sistema di faglie locale che si attivò, e è importante dal punto di vista della nostra excursus scientifico, perché fu la prima volta che venne organizzata una spedizione scientifica per andare a indagare il terremoto. Tenete presente che le notizie del terremoto impiegarono 10 giorni per arrivare dalla Calabria alla capitale, che era il Regno di Napoli, a differenza di quello che ora è informazione istantanea. Il terremoto del 857 rappresenta una fase quasi definitiva della ricerca scientifica sui terremoti, in quanto Robert Mallet, che andò lì proprio per studiare l'evento, benché fosse convinto ancora che i terremoti si originassero per esplosioni in fuoco profondi legate al vulcanesimo, bene o male nel suo studio sistematico introdusse tutto ciò che sono i termini principali, cioè l'epicentro, l'area masosismica e addirittura il termine stesso di sismologia per definire lo studio dei terremoti. Iniziava anche la fotografia a prendere campo, e quindi ci furono i primi reportage fotografici del terremoto, e cominciò nell'872 gli austriaci cominciarono a capire che, mettendo gli epicentri dei terremoti sulle carte, si vedeva che più o meno aveva una corrispondenza con le faglie geologiche locali. Ma la vera conferma arrivò nell'893 in Giappone, col terremoto di Nobi di 7,5,8, in cui praticamente fu possibile ricostruire, osservare direttamente la spaccatura del terreno che tagliava gli effetti fisiografici indipendentemente dalla loro disposizione, riconoscerla per almeno 80 chilometri e cartografarne gli effetti locali in maniera più specifica. A questo punto il resto è diventato, ha dato l'avvio a quello che è stata la ricerca strumentale proprio, perché nella seconda metà dell'Ottocento sono stati inventati i primi sismografi, in particolare nell'875 quello dell'Oximeniano a 2 componenti, Mercalli all'inizio del Novecento compone la sua scala di 10 gradi a cui aggiungerà l'undicesimo come catastrofico il terremoto di Messina, il Baratta nel 901 compila il suo catalogo sui terremoti d'Italia, che è rimasto poi di riferimento per tutta la sismologia storica. Dopodiché Richter, Aki e Cannamori hanno creato le scale di magnitudo quantificabili, prima sulla ampiezza dei sismogrammi e poi sulla magnitudo stimata. Il terremoto di Messina, di cui anche questo ne parlerà più approfonditamente Valerio Comerci, anche questo però è importante proprio per il discorso dei gap sismici. Infatti un collega di Coto, quello che aveva scoperto la relazione, dimostrato la relazione fra faglie e terremoti, Omori, cartografò un po' i terremoti storici in tutta Italia, propose, proprio a partire da quello del 908, che era il motivo per cui si era interessato, propose l'esistenza di una struttura appenninica e individuò un grande gap nella zona del Fucino,
gap che venne immediatamente chiuso con il terremoto del 1915 di 7.1, che tocca anche la nostra esperienza, perché praticamente Leonello Serva ha potuto incontrare i testimoni ancora oculari di quell'evento, quindi che gli hanno potuto mostrare la fagliazione. Fagliazione che per la prima volta era stata messa su carta da Oddone con la traccia delle rotture. Quindi qui si fa un ultimo passo, 5 secondi, per arrivare al terremoto del 1980, che è il terremoto poi che ha dato il via a quella che ha dato la conferma, diciamo, a quella che è l'applicazione delle metodologie geofisiche allo studio dei terremoti, in quanto si è potuto vedere come tutte le osservazioni geofisiche, aftershock, deformazione del terreno, ubicazione della sismicità in profondità e simili, corrispondessero poi in fondo alla scarpata di faglia vista in superficie. Qui abbiamo i primi Gianluca Valensise e Daniela Pantosti che hanno... Al funicello? Vabbè, è buio. Lui faceva la foto. Che hanno riconosciuto la fagliazione in tutto questo tratto e hanno proceduto anche allo scavo di trincee paleosismiche. Bisogna notare che questo slancio geofisico, scientifico, aveva portato a sottostimare la tradizione popolare, che prima invece era data dai pastori, che scrivevano le cronache, che se lo passavano oralmente. Infatti la prima documentazione del primo pezzo di rottura, i primi 4 chilometri, fu riconosciuta subito 4 anni dopo, da Westway Jackson, sull'indicazione di pastori locali che gli dicevano lì si è rotto, perché finora stavamo solo a guardare gli strumenti. E solo 10 anni dopo il terremoto è stata riconosciuta la spaccatura completa, che invece in genere veniva riportata subito nelle cronache. Da quel punto è iniziato diciamo il monitoraggio strumentale, la ricerca sistematica attraverso vari cataloghi che hanno dato origine poi a quelli che sono i cataloghi moderni di sismicità strumentale, database macrosismici, database sulla sismicità storica e sulle faglie, sulle sorgenti sismiche del territorio italiano e mediterraneo. Io direi che forse ci possiamo fermare qui. Che dice? Moderatore. Vi ringrazio. Grazie Luigi, c'è qualche curiosità per Luigi? Sei stato esaustivo. A me piace ricordare solo che il catalogo di cui ha parlato Luigi all'inizio, di Giannozzo Manetti del 1456, è stato scoperto soltanto negli anni 80 nella Biblioteca Vaticana, da una ricerca fatta dal professor Magri dell'Enea insieme a Molin e a Scopelliti, e questo ci fa ben sperare, perché non è detto che non riusciamo a trovare altre fonti documentarie su terremoti importanti che probabilmente sono ancora sepolte negli archivi, magari qua anche della Biblioteca della Società Geografica. Passiamo al prossimo allora, alla prossima comunicazione di Valerio Comerci e tanti altri, che ci parla degli effetti ambientali del terremoto di Messina e Calabria Meridionale del 28 dicembre 1908. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori di questa giornata che mi hanno dato la possibilità di presentare i risultati di una ricerca che è stata condotta in occasione del centenario del terremoto del 1908, ricerca sugli effetti ambientali che furono procurati da questo terremoto. Fu una ricerca che ci impegnò, me e i miei colleghi, per diversi mesi, che ci ha portato anche alla pubblicazione di un articolo su Natural Hazard. La mattina alle ore 5:20 del 28 dicembre, due scosse, se non tre, per una durata di 40 secondi, sconvolsero la storia di questa regione, cambiarono la storia di questa regione.
Ci furono stimati almeno 90.000 morti, la Messina, la parte bassa di Messina fu completamente rasa al suolo, pensate, soltanto due villini rimasero in piedi, anche Reggio Calabria subì distruzioni enormi. La zona è geodinamicamente attiva, molto attiva, e sicuramente risente della subduzione della crosta oceanica ionica sotto l'arco calabro, ma anche della zona in compressione verso nord della parte meridionale della Sicilia. Quindi questa, quella dello stretto, è una zona di trasferimento dove vige una tettonica trastensiva. Questa geodinamica attiva è testimoniata dai molti terremoti storici rappresentati qui con i cerchi e con le stelle di forte intensità che hanno caratterizzato questa zona. L'epicentro macrosismico è stato localizzato qui sulla costa calabrese, mentre quello strumentale da Michelini nel 2006 è stato piazzato qui a sud della costa calabrese. La comunità scientifica non è ancora concorde su quale sia la faglia sismogenica che ha generato il terremoto. Qui sono riportate varie ipotesi sulle faglie sismogeniche, alcune emergenti verso ovest, altre emergenti verso est. Ad esempio Valenzise, ce ne parlerà sicuramente nel prossimo intervento, propone una faglia a basso angolo cieca emergente verso est, mentre per esempio Meschis et al. Ed altri in un recente lavoro individuano la faglia che va da Messina a Taormina come la faglia sismogenica del terremoto localizzata nel fondo dello stretto. Veniamo al nostro lavoro. Noi abbiamo fatto una ricerca sulle fonti coeve del terremoto relative agli effetti che il terremoto indusse sull'ambiente. Abbiamo fondamentalmente consultato quotidiani, la Gazzetta Ufficiale e rapporti tecnici di quel tempo realizzati da vere istituzioni nel campo della sismologia come Mercalli o Mori e della geologia come Taramelli, Baratta, Novarese, Sabatini. Furono fatti dei rapporti veramente di grande qualità, in particolare mi piace ricordare quello di Baratta del 1910, che è praticamente la Bibbia degli effetti del terremoto del 1908. Abbiamo raccolto 509 descrizioni relative a 365 effetti del terremoto sull'ambiente, 121 variazioni di quota furono rilevate da una livellazione geometrica dell'ingegner Lo Perfido e altre 390 descrizioni relative al maremoto. Dalla descrizione originale che abbiamo trovato nelle fonti siamo passati ovviamente alla classificazione degli effetti. Abbiamo classificato 33 tipi di effetti ricadenti in 15 categorie, che sono queste rappresentate in questa torta. Gli effetti maggiori sono state le frane, seguite dagli abbassamenti rilevati da Lo Perfido con la livellazione, poi ci sono le fratture, cedimenti del terreno, ritiro della costa, eccetera. Questa è la tabella dentro la quale abbiamo collezionato tutti gli effetti. La tabella è online, l'accesso è libero sul sito di Natural Hazard, e la tabella prevede la colonna degli effetti, quindi la descrizione dell'effetto, una colonna dell'intensità ESI di cui parlerò successivamente, la colonna della categoria delle 15 categorie di effetti, la località di dove è avvenuto l'effetto, latitudine e longitudine, l'affidabilità della località, cioè se è minore di 100 metri, di 1 km, di 10 km o di 100 km, e la descrizione in lingua originale tradotta in inglese o in italiano, la reference e l'affidabilità dell'informazione se alta, media o bassa. Questa è la distribuzione sul territorio degli effetti che vediamo concentrata effettivamente nella zona di Messina e Reggio Calabria, probabilmente perché era ovviamente tutti i rilevatori si concentrarono sulle zone più antropizzate, che erano anche le zone di costa, che erano quelle più facilmente accessibili. Infatti Blaserna riporta che per tutto febbraio e metà marzo il tempo spiacevole dappertutto era orribile a Messina, piogge, freddo, neve si alternavano. Ed era impossibile chiedere a bravi nostri ingegneri un lavoro giornaliero in piena campagna con le strade subissate. Dei 365 effetti,
198 ricadono in Calabria e 152 in Sicilia, anche se di questi 152, 104 solo a Messina. Escludendo gli effetti a Messina e Reggio Calabria, in Calabria ricadono 165 effetti e in Sicilia 48, quindi di meno. La maggior parte degli effetti catalogati sono le frane, anche abbiamo individuato 14 possibili frane sottomarine, 59 fratture del terreno e 37 cedimenti del terreno. Abbiamo individuato anche 11 liquefazioni, abbassamenti del terreno, arretramenti della linea di costa, sinkhole, anomalie idrologiche, emissioni gassose, ma anche anomalie acustiche e luminose. Ora, gli effetti ambientali vengono divisi in due macro categorie, cioè gli effetti primari e effetti secondari. Gli effetti primari sono quelli che producono delle deformazioni permanenti sulla superficie del suolo, come per esempio quella della fagliazione superficiale o di variazioni altimetriche della topografia. Gli effetti secondari sono quelli dovuti essenzialmente allo shaking, allo scuotimento, come frane, liquefazioni, fratture. La migliore evidenza di effetti primari indotti dal terremoto del 1908 sono le variazioni topografiche misurate dall'ingegnere Lo Perfido nel 1909 in Calabria e in Sicilia. In Calabria rivede le misurazioni che erano state fatte nella campagna del 1907-1908, quindi di poco precedente, in Sicilia quelle che erano state fatte nel 1898-99. Si vede da questa rappresentazione che gli abbassamenti maggiori furono misurati a Reggio Calabria con 58 centimetri e questa zona fu quella maggiormente ribassata, mentre andando verso le ali delle misurazioni gli abbassamenti diminuiscono fino addirittura a un sollevamento a Melito di Porto Salvo. Per quanto riguarda Messina, gli abbassamenti maggiori si ebbero nella zona del porto fino a 71 centimetri. Vediamo gli effetti a Messina. Gli effetti abbiamo individuato 104 descrizioni di effetti ambientali. Molti autori di rapporti ci parlano di un abbassamento di tutta la zona della falce. Partiamo in particolare dalla livellazione geometrica, vediamo queste frecce racchiuse dentro questi cerchi, sono quelle dove Lo Perfido misurò 71 cm qui e circa 60 cm in questi altri tre posti. Franchi, che fu uno dei rilevatori, ci dice che tutta la falce, in particolare la parte esterna, si fonda su questa che lui chiama panchina, che sono questi conglomerati molto ben cementati, è una roccia molto dura, costruivano anche delle mole con questa roccia, e quindi dice che tutta questa zona si abbassò. Lui riporta che l'ufficio mantenimento delle ferrovie dello Stato a Messina ha trovato un abbassamento costante di 47 cm in tutto il piano del ferro della stazione dei ferri Botta al ponte sullo zero, sarebbe questa zona qui, e la livellazione eseguita dall'Istituto Geografico Militare dimostra un abbassamento di 37 cm in tutta la parte bassa della città. Anche un altro indizio molto interessante riguarda il mareografo che era sito nel porto di Messina, che è stato ritrovato abbassato di circa 40 cm, anche se sicuramente risentito dell'onda di maremoto che nel porto di Messina fu di 3 metri. Altra informazione ci viene riportata da Baratta, che riporta alla foce del torrente Portalegni, cioè esattamente qui, si è avuto un vero abbassamento del suolo, benissimo accusato dalla sommersione delle costruzioni dello stabilimento Gioia Tedeschi, che fu fotografato da Franchi, in questa foto vedete che è praticamente entrato in mare, e dalle rotture determinatesi per cedimento del sottosuolo nei colossali muraglioni del bastione di Don Blasco, sempre fotografati da Franchi. Ancora Platania ci riporta l'abbassamento del ponte San Diego, la falsa braga, che sarebbe questo qui, che vedete da questa foto gli archi, le luci degli archi sono completamente sommerse da sedimenti, quindi si ebbe un abbassamento anche in questa zona. Quindi se andiamo ad analizzare gli effetti nella zona di Messina
possiamo delimitarli, cioè ad est di questo lineamento che noi abbiamo chiamato Messina Lineament, ci sono stati degli abbassamenti che non ritroviamo ad ovest di questo lineamento. Questo lineamento corrisponde esattamente con questa rottura morfologica che si vede da questo tempo. Ora, a scanso di equivoci, non è che diciamo che questa sia la faglia del terremoto, ma probabilmente per un terremoto di magnitudo 7 noi ci aspettiamo che sia tutta una zona che si deforma, e probabilmente questa zona ha assorbito una parte dello slip che si è avuto in profondità. Queste sono alcune foto di Messina dove oltre all'abbassamento probabilmente tettonico ci sono avuti anche altri fenomeni più locali come franamenti, espansioni laterali, liquefazioni sicuramente dovute alla forza dello tsunami. Per esempio Baratta e Sabatini riportano l'impressione che tutta la zona della palazzata, questa è la palazzata, oltre a deformarsi ebbe un movimento verso la costa, come una specie di franamento. Altre fotografie, effetti di liquefazione, Baratta ci riporta le zone della costa che furono erose e i cedimenti della banchina di Messina, ma anche a Reggio Calabria si ebbero molti effetti, in particolare cedimenti, abbassamenti, frane e erosione della costa, in particolare di quella zona dove c'era la Punta Calamizzi, che già nel 1562, dove c'era il vecchio porto di Messina, scomparve improvvisamente. Gli autori del tempo dicono che praticamente questo fenomeno di erosione della costa era già in atto e il terremoto avanzò, fu tipo un effetto di propulsione di questo fenomeno di erosione della costa. Queste sono delle fratture a Reggio Calabria, lungo la marina, altri effetti dello tsunami, cedimenti della sede ferroviaria. Tra gli effetti secondari sicuramente un posto di rilievo è quello degli tsunami. Noi abbiamo catalogato 210 dati di RANAP dello tsunami, e in questa slide mostro le zone dove il RANAP è stato maggiore di 8 metri. Le località dove si sono avuti i maggiori RANAP sono stati Pellaro con 13 metri e Sant'Alessio sulla costa siciliana con 11,70 metri. Questi sono gli effetti devastanti dello tsunami a Pellaro, dove l'ingressione fu di 600 metri. Altri effetti, questo è un villino completamente raso al suolo dallo tsunami. Se andiamo a sovrapporre l'ingressione dello tsunami sulla costa attuale, vediamo che la costa ovviamente oggi è molto più antropizzata che nel 1908, e una possibile onda di tsunami ovviamente raggiungerebbe tutte le zone antropizzate della costa. Altri effetti importanti furono gli arretramenti della linea di costa. A Lazzaro, Novarese riporta che un'ondata di maremoto coprì il paese ritirandosi ne inghiottì la parte meridionale. Qui non solo scomparve una striscia di spiaggia, ma si inabissò nel mare anche una parte del terrazzo alluviale sopraelevato di 6-7 metri. La strada provinciale, che è questa qui, scomparve per una lunghezza di oltre 600 metri. E Platania fece un sopralluogo a un pozzo localizzato a Lazzaro e dice che prima del maremoto i secchi del pozzo non si empivano bene d'acqua, sicché il signor Crea aveva in animo di aggiungere una maglia alla corda del pozzo. Dopo il disastro egli tolse 3 maglie e i secchi si riempiono. Ogni maglia, essendo lunga 32 cm, ciò indicherebbe un abbassamento di suolo di circa 1 metro. Quindi lui individua un abbassamento, che potrebbe essere anche tettonico, della zona di Lazzaro di circa 1 metro. Sicuramente gli effetti totali furono una combinazione di scuotimento, subsidenza e tsunami. Questa è una foto di Novarese dell'area, dove vengono indicate l'area e la zona dove c'è stato un run-up di 8 metri. Gli effetti maggiormente diffusi furono le frane, ne abbiamo individuati 143, 42 in Sicilia, 87 in Calabria, 62 frane in roccia e 62 in depositi sciolti, e 14 in mare, presumibilmente in depositi sciolti. Questa è una foto di Mercalli che fece rilievi nell'aprile 1909, che poi è stata anche pubblicata da Sieberg, rappresentata dalla parte opposta. Tra una frana tra Scilla e Cannitello.
altre frane tra Favazzina e Bagnara, lungo che danneggiarono la linea ferroviaria, furono rappresentate da Baratta. Vedete l'enormità dei blocchi che franarono, i Gnais. E questa è la frana che danneggiò Orti Superiore, mentre un'altra frana uccise tre uomini con i loro cavalli tra Cataforio e San Salvatore. L'area totale interessata dalle frane nel 1908 l'abbiamo stimata essere di 20.000 km quadrati. Se noi lo andiamo a plottare nel grafico della curva di Kiefer, che mette in relazione l'area interessata da frane con la magnitudo, i nostri dati fittano perfettamente. Vedete, 20.000 corrisponde con un magnitudo 7.72, così come corrispondono questi dati nel grafico tra la massima distanza delle frane dall'epicentro con la magnitudo. 123 delle 143 frane, cioè l'86%, ricadono in un'area di raggio pari a 40 km, e questa distribuzione spaziale è coerente con un terremoto crostale. Se noi immaginassimo un terremoto con una profondità per esempio maggiore di 30 km, probabilmente questa distribuzione delle frane sarebbe diversa, le frane si distribuirebbero su un'area maggiore di questa che abbiamo calcolato. Bene, i 365 effetti ambientali sono stati usati per determinare l'intensità epicentrale e l'intensità locale attraverso la scala ESI. La scala ESI è una scala macrosismica basata esclusivamente sugli effetti dei terremoti sull'ambiente. Serve molto nelle zone non antropizzate, dove il costruito non c'è e quindi non si può stimare l'intensità macrosismica, e soprattutto serve per i gradi più alti, quando magari il costruito è completamente distrutto e non è più diagnostico per capire l'intensità del terremoto. Invece, proprio per quei gradi più alti, gli effetti sull'ambiente sono molto diagnostici. L'area totale interessata dagli effetti è di circa 20-24 mila km quadri e corrisponde a un'intensità ESI 11. L'intensità locale è stata attribuita a 74 località dove gli effetti sono stati considerati diagnostici. Questa è una rappresentazione grafica della scala, dove si può vedere che aumentando il grafico, aumentando l'intensità, aumenta la magnitudo degli effetti ambientali. Queste sono le 74 località dove abbiamo misurato la scala ESI, che va dall'11° grado di Lazzaro fino ai 6° gradi che abbiamo individuato verso Agrigento e Catanzaro, più lontane dall'epicentro. Questo è uno zoom nella zona epicentrale, si vede l'11° grado a Lazzaro e in arancio tutti questi decimi gradi, in particolare questi decimi gradi che sono stati attribuiti sulla base dell'altezza d'onda del maremoto superiore a 8 metri. Abbiamo confrontato i valori della ESI con l'MCS e molti valori sono diversi di 1 o 2 gradi. Questo è strutturale, nel senso che ce l'aspettavamo, perché la scala ESI è tratta sulle scale MM e MSK, che per i gradi dal 9 al 12 sono più bassi rispetto all'MCS di 1 o 2 gradi. Questo ritorna, lo possiamo vedere in questi grafici, ad esempio in questo, dove plottiamo sulle ordinate la differenza ESI meno MCS rispetto alla distanza dell'epicentro. Molti ricadono da meno 1 e meno 2, ma soltanto nei primi 100 km dall'epicentro. Dopo questa situazione non la troviamo più, e invece questa differenza di più fino a 3 gradi della scala ESI sull'MCS è dovuta a quei casi che vi dicevo, dove abbiamo attribuito un'intensità 10 dovute all'onda di tsunami, dove invece l'MCS è più bassa, fino a 3 gradi più bassa. Quindi arriviamo alle considerazioni finali. È stato ricostruito il quadro più esaustivo possibile degli effetti indotti sull'ambiente dal terremoto del 1908 sulla base dell'analisi delle fonti storiche. Sono state individuate 509 descrizioni relative a 365 effetti sull'ambiente, i quali sono stati catalogati per tipologia e georiferiti.
Gli effetti maggiormente diffusi sono state le frane, 39% del totale, e molti sono derivati dall'azione combinata di scorrimento e maremoto. Escludendo Messina e Reggio, in Calabria sono stati catalogati il 77,5% degli effetti e in Sicilia il 22,5%. Sono state catalogate anche 390 descrizioni relative al maremoto. La distribuzione sul territorio degli effetti catalogati risulta disomogenea, probabilmente poiché le cronache e la maggior parte dei rapporti tecnici furono soprattutto rivolti a descrivere i drammatici danni subiti dalle principali città e dalle aree costiere che erano più facilmente accessibili. La corrispondenza dell'area pericentrale con lo stretto, quindi con la zona di mare, ha determinato un numero ridimensionato di effetti in superficie e effetti di fagliazione superficiale generalmente associati a terremoti di magnitudo 7 potrebbero essere avvenuti nel fondale dello stretto. Le variazioni di quota, per lo più abbassamenti, misurate tramite rilevazione geometrica poco dopo l'evento dallo perfido, rappresentano la maggiore evidenza di deformazione tettonica. Altre testimonianze potrebbero essere interpretate come subsidenza tettonica, come abbiamo visto nei casi di Messina e Lazzaro. La maggiore presenza di effetti in Calabria rispetto alla Sicilia potrebbe essere un indizio di una faglia sismogenica emergente verso est, perché praticamente nella zona di Hanging Wall generalmente si determinano maggiori effetti rispetto al footwall. Quindi questo è coerente con la possibilità che la faglia sia emergente verso est. L'intensità epicentrale ESI è pari a 11, nella zona epicentrale le intensità locali MCS sono spesso maggiori delle ESI, sia perché la ESI è tarata sulle scale MMMSK, sia probabilmente per la modesta qualità costruttiva degli edifici, che erano già stati tra l'altro fiaccati dai precedenti terremoti 1894-1905, ma soprattutto, come riporta Mercalli, erano costruiti male, perché ad esempio questi edifici in Reggio Calabria, come la caserma Mezzacapo, dove morirono più di 200 soldati, i muri erano costruiti con ciottoli arrotondati. Inoltre Blaserna ci riporta che a seguito del 1783 in Calabria i Borboni fecero delle leggi antisismiche, diciamo così, che fondamentalmente consistevano nell'indirizzo di non costruire case sopra i due piani, e queste leggi però furono disattese perché, dice Blaserna, le sue istruzioni furono rispettate fino al 1860, cioè con l'Unità d'Italia, ma allora in odio ai Borboni si passò sopra quelle istruzioni e purtroppo si adottò la massima libera costruzione in libero paese. E per lui addita nelle costruzioni troppo elevate la maggior parte dei danni che subirono le città durante il terremoto. Per concludere, tenuto conto che gli effetti ambientali indotti dal sisma del 1908 hanno contribuito in maniera sostanziale al danneggiamento, essi devono essere debitamente considerati nella valutazione della pericolosità e del rischio per fine di prevenzione e di protezione civile. La conoscenza degli effetti ambientali verificatisi nel 1908 rappresenta uno strumento utile per la valutazione dell'impatto che un futuro sisma di magnitudo analoga avrebbe nell'area dello stretto, ma noi confidiamo nei tempi di ritorno lunghi del terremoto del 1908. Grazie. Bene, grazie Valerio, hai fatto un excursus molto bello su tutti gli effetti che avete raccolto, penso che sia sicuramente il più corposo che ho visto fino adesso. Mi continua a fare specie il fatto che non si riesca a trovare questa benedetta faglia, perché con un magnitudo 7 mi sarei aspettato qualcosa di più. Allora, adesso un giovane marinaio di lungo... vuoi fare una domanda? Se posso. Magari, guarda. No, una considerazione. In una delle prime immagini... Ruotati. Parla alla platea. Allora, in una delle prime immagini hai fatto vedere una linea gialla dentro Messina. La Messina Lineament. La cosa è molto interessante, a Messina ci furono alcuni caposaldi che hanno registrato fino a oltre 70 cm di abbassamento, però poi Valerio ci ha fatto vedere in questa... è coperta sopra. In questo bel espresso. Qua. Il microfono. E devi mettere presentazione. Questa Scusate. Ecco, questa linea gialla, allora i caposaldi dell'IGM livellati allo perfido diedero fino a 70 e oltre. Noi abbiamo sempre sospettato di quel dato, anche sulla scorta delle immagini che Valerio stesso ci ha fatto vedere, la palazzata, il molo tutto dissestato. È chiaro che in quella
misura di una settantina di centimetri, c'era almeno una componente, forse il 50%, di natura gravitativa, uno slump, qualcosa del genere. E intanto segnalo, così come curiosità, che molti anni fa con Daniele Pantosti andammo a misurare la quota sul livello del mare attuale della chiesa dei Catalani o dell'Annunziata, che conoscerete a Messina, che è quella chiesa che sembra sepolta rispetto al resto della città. I messinesi sono convinti che la città sale, in realtà voi sapete com'è andata. Quella chiesa esisteva anche prima del 783 e quindi ha visto due episodi di questo slumping verso il mare di tutta la zona. E quindi mi piacciono quei dati che conoscevo appena sulla quarantina di centimetri di segnale reale di abbassamento di Messina, che vanno a morire muovendosi verso i peloritani. E quella linea gialla, per quanto mi riguarda, non è altro che la linea di zero prevista dai modelli geodetici. Molto semplicemente, è allineata esattamente come la faglia, quindi diciamo che tutto torna. Terremoto dopo terremoto, lo zero resta dov'è, la parte verso est sprofonda sempre di più, la parte verso ovest si solleva. Sì. Guarda caso, quello è anche il confine fra i depositi recenti, sì, e il cristallino dei peloritani. Grazie. Sono state prese in considerazione immagini interferometriche per verificare l'attuale andamento di queste no, zone? Attualmente no? No, ma potrebbe essere un'idea. Perché questo è, cioè, è un... No, sì, sì, no, era solo se loro avevano considerato... Qualcuno l'ha fatto. Ecco, se nelle immagini interferometriche... Dove c'è una? Ecco. Dicevo, c'è uno scuro gruppo di esperti saristi che operano al BGS in Inghilterra, dove ci sono però degli italiani, e questi pubblicano su delle riviste altrettanto oscure delle cose sulla Calabria. Sicuramente ne conosco una sulla piana di Gioia Tauro, e mi pare di aver visto anche qualcosa qui, e si vedono dei trend che sono molto simili a quelli del terremoto. Se vuoi ci guardiamo. Va bene, allora io riparlo della zona dello stretto, brevemente sul 783, di più sul 908, e il tema però è abbastanza diverso da quello che hanno trattato i colleghi che mi hanno preceduto, perché io cercherò di ragionare sulla geologia più a grande scala, quindi sulla geologia che si esplica nelle centinaia di migliaia di anni e non soltanto sugli effetti del singolo terremoto, in pratica andando a ragionare su come la topografia viene modellata dal ripetersi di terremoti simili. E questi due terremoti, secondo me, ci insegnano moltissimo proprio sul rapporto che esiste fra il singolo terremoto e il paesaggio che abbiamo intorno. Il terremoto, appunto, come un ente creatore e non solo distruttore. Creatore, ovviamente, di condizioni ambientali e quindi, in definitiva, di storia. Ora consentitemi una sgradevole ma doverosa autocitazione. Circa 15 anni fa scrissi un contributo per questo libro in cui misi due frasi che mi piace riportare oggi, cioè che nello stretto ogni centro abitato, ogni fiumare, ogni deposito roccioso, ogni spiaggia, ogni via di comunicazione è dove si trova e ha l'aspetto che ha, per ragioni che possono essere sempre comprese leggendo congiuntamente la geologia e la storia. E il pensiero va al libro di Giuseppe Gisotti sulla fondazione della città, che io conservo gelosamente sul comodino. Nessun luogo meglio dello stretto smentisce categoricamente chi vede le scienze sociali separate dalle scienze della terra, la storia degli uomini separata dalla storia dell'ambiente in cui vivono. Il paesaggio dello stretto è un paesaggio molto particolare, bellissimo. Questa è un'immagine che schiaccia un po' la prospettiva, in questo senso forse è ancora più spettacolare. Vediamo ingredienti centrali della immagine, sono ovviamente l'Etna sullo sfondo,
i Peloritani, l'area di Messina con la penisola falcata e Punta Pezzo con i terrazzi manini del lato calabrese. Tutti elementi che, come vedremo nel seguito, sono in qualche modo determinati dall'attività tettonica che si svolge in questa zona. Una brevissima premessa su, prima di passare al 908 e al 783, su cos'è che costruisce un paesaggio. Tre elementi che operano a tre scale cronologiche non sempre coincidenti: tettonica, geodinamica, clima e oscillazioni, processi sedimentari. La tettonica banalmente è, diciamo, indica questa parola, quell'insieme di processi che costruiscono il nostro pianeta così come noi lo vediamo. La tettonica opera tipicamente alla scala geologica, ma attenzione, perché terremoti e eruzioni ce la accelerano, quindi ci fanno vedere in un attimo quello che si è preparato lunghi tempi, se non geologici, quantomeno lunghi tempi storici. Poi c'è il clima, che ha le sue oscillazioni, che sappiamo essere secolari, millenarie, ma anche annuali, e poi i processi sedimentari, che sono quei meccanismi guidati dalla forza di gravità che modificano la forma della Terra e quindi il paesaggio. Anche i processi sedimentari evolvono principalmente la scala geologica, ma per alcuni aspetti anche la scala storica, basta pensare a come le spiagge vanno avanti e indietro nel corso delle stagioni. Riprendo la tettonica con un'immagine che ha già fatto vedere Luigi prima. La San Andreas, questo è un classico, la prima immagine forse si trova su Google quando si cerca San Andreas, è una faglia che può generare dei terremoti, questo è lo stato sismogenetico, i terremoti generano scuotimento. Stiamo parlando però di una tettonica a scala locale, quindi di una tettonica legata a singoli elementi, appunto, che noi chiamiamo faglie. Lo scuotimento è transiente, io continuo a insistere sull'aspetto cronologico di quello di cui sto parlando. Lo scuotimento è transiente, ma alcuni effetti secondari sono permanenti e li abbiamo visti nelle due presentazioni precedenti. Poi c'è un aspetto importante che è stato già accennato da chi mi ha preceduto, e cioè la deformazione areale. Il movimento di faglia, della faglia profonda, deforma tutta la zona in cui la faglia si trova. Ci ha fatto vedere Luigi uno schema in cui si capisce chiaramente che più il terremoto è forte, maggiore la magnitudo, maggiore è il volume di crosta coinvolto e quindi l'area su cui noi vedremo queste deformazioni. Le deformazioni sono quelle che oggi vediamo chiaramente con il SAR, che diamo per scontato, in realtà è uno strumento che cambierà, sta cambiando, ha cambiato la nostra percezione dei fenomeni sismici. Questa è un'immagine del 2016 che fa vedere una zona depressa sull'asse, quindi da Cumuli verso Visso, e zone che invece si sono sollevate sulle due ali, quindi verso Norcia un po' di più e verso le Marche un po' di meno. Le deformazioni generate dalle faglie profonde vengono studiate con vari sistemi che hanno una lunga storia che è data all'inizio del Novecento, con delle equazioni che descrivono la teoria della dislocazione. Questa è un'immaginetta che fa vedere come faglie inverse, diverse per dimensione e per pendenza, producono forme del paesaggio. Queste i geologi le chiamerebbero anticlinali, giustamente, anticlinali e sinclinali, quindi queste forme del paesaggio sono in buona misura funzione della geometria della faglia che li sta producendo. Questo significa che noi da queste forme di paesaggio, se siamo furbi, possiamo riuscire a ricavare dimensioni e geometria di quella faglia. E infine la fagliazione superficiale, di cui si è parlato estesamente, che ha luogo solo dove la faglia emerge o nelle prossimità, è un fenomeno permanente, interessa un'area limitata, cioè la lunghezza della faglia stessa. Questo è un tipico esempio, non mi dilungherò. Ecco, fino adesso abbiamo parlato di una tettonica a scala locale, quindi quello che fanno le grandi faglie che poi costruiscono catene montuose e fanno altre cose, però c'è una tettonica a scala regionale che nella costruzione del paesaggio, in particolare del paesaggio calabrese, è ancora più importante, ed è il sollevamento. Il sollevamento, vediamo che in Italia interessa ampie zone, sostanzialmente tutta la catena alpina, tutta la catena appenninica più altre zone minori, e poi ci sono delle zone che sono invece notoriamente in subsidenza. Questo è un lavoro ormai di molti anni fa, in cui andammo a guardare le linee di riva tirreniane, quindi 125.000 anni circa, per mettere in evidenza queste due grandi bombature nel sollevamento, almeno durante gli ultimi 125.000 anni. Una bombatura messa in evidenza qui nel Golfo di Taranto, quindi con una sezione, un transetto dal Tirreno fino all'Adriatico, e una bombatura sotto casa nostra,
lungo questo transetto che prende i vulcani della Toscana meridionale e del Lazio fino a Rocca Monfine. Vedete appunto una forma a scudo, due forme a scudo che ovviamente non si rifanno a contributi di elementi locali come nel caso delle faglie che abbiamo visto prima, ma a fenomeni che hanno una loro giustificazione a livello della litosfera. Velocemente sul clima, solo per ricordare che noi ci interessiamo moltissimo, almeno nel nostro lavoro, alle variazioni del livello marino durante gli ultimi centinaia di migliaia di anni. Questa è una curva che fa vedere quello che è successo dai 450.000 anni circa fino a oggi, con il famoso picco del Tirreniano, 125.000 anni circa, quando il mare è arrivato a una quota superiore a quella attuale di circa 6-8 metri, e con la situazione attuale appunto che ci vede di nuovo in un momento di alto. Voi sapete bene che la superficie calpestabile d'Italia è molto cambiata nel tempo, e tutto questo è dovuto appunto alla combinazione evidentemente del sollevamento a scala regionale che abbiamo raccontato poco fa e delle variazioni del livello marino, dette anche variazioni eostatiche. Quindi da 2 milioni di anni, quando l'Italia sembrava questa specie di osso di prosciutto molto magro, al Wurm, circa 18.000 anni fa il picco, quando estese porzioni dell'Adriatico erano emerse e si creavano ponti continentali abbastanza sorprendenti come quello sullo stretto di Messina. Infine, processi sedimentari. Mi piace citare Leonardo da Vinci, che curiosamente aveva già capito tutto: l'acqua disfa i monti, riempie le valli e vorrebbe ridurre la terra in perfetta sfericità se la potesse. La dovevamo far leggere a Luigi, magari, che avrebbe usato l'accento giusto. E questo succede. La cosa interessante è che il sollevamento controlla fortemente la velocità di sedimentazione. In assenza di sollevamento c'è poca erosione e poca deposizione. Quando il sollevamento è molto rapido, l'erosione ovviamente diventa molto più veloce e quindi si formano accumuli molto più importanti. Un valore della media delle medie è 1 metro per millennio, che può essere molto superato in alcune zone e decisamente più basso in altre zone. E per quanto riguarda i processi sedimentari, è importante capire qual è il meccanismo con cui si generano i terrazzi marini. I terrazzi marini si generano per l'interazione fra un sollevamento di natura regionale, anche locale volendo, ma principalmente regionale, l'interazione di questo sollevamento che va sempre nella stessa direzione con i movimenti ostatici, che invece, come abbiamo appena detto, sono movimenti positivi e negativi. Quando la terraferma e il mare salgono alla stessa velocità, si creano le condizioni per incidere un terrazzo marino. Questa è una classica immagine presa da Falerna, guardando verso sud. Qui in fondo c'è l'aeroporto di Lamezia Terme e si vedono bene delle superfici terrazzate che io adesso ho datato occhiometricamente, ma almeno 4 superfici ben distinte, scolpite. Queste sono delle zone forse dove i terrazzi marini in Italia sono più facili da ravvisare. Naturalmente la Calabria è tutta circondata dai terrazzi marini e forse quelli più interessanti sono proprio quelli dello stretto di Messina. Abbiamo la superficie universalmente riconosciuta come Tirreniana qui in basso, abbiamo una superficie che forse avrà 330.000 anni, chissà, potrebbe essere uno stadio 9, e poi abbiamo una superficie molto alta a Gambale Spromonte, intorno ai 1.000-1.100 metri, la cui età a me personalmente sconosciuta, ma insomma si può stimare a queste velocità che potrebbe avere sui 700-800.000 anni circa. E passiamo adesso ai terremoti, dopo questa lunga premessa su cos'è che incide sul paesaggio. Una prima considerazione sui terremoti, molto semplice, è che terremoti e sollevamento vanno di pari passo. Quindi, in sostanza, fenomeni di natura regionale, il sollevamento, e fenomeni di natura locale, in qualche maniera si inseguono. Vedremo dopo che questo non è casuale, ma è uno dei meccanismi di funzionamento del pianeta, che non è che lo abbiamo compreso al 100%, però intanto ci limitiamo a questa importante osservazione. Di questo grande serpentone, che tutti conoscete, andremo a guardare la coda, cioè il terremoto del 1908 e qualcosa sul 783. E Valerio mi ha semplificato il lavoro, quindi non dirò molto sul 1908, salvo mostrare queste immagini spettacolari, almeno della distribuzione del danneggiamento a Messina. E Valerio ci ha fatto vedere
che il danneggiamento sostanzialmente coincide con lo stretto di Messina stesso, quindi non c'è dubbio che il terremoto sia avvenuto in questa zona in qualche modo. Quello che è interessante in questa immagine, oltre a vedere come è andato il danneggiamento secondo Baratta, è la sua ricostruzione di queste due aree di massimo rilascio, in particolare di questa che è la principale da lui identificata, con la tecnica che era stata inventata da Mallet di andare a vedere le direzioni di caduta dei monumenti. Si prendevano degli oggetti, non delle case o dei muri che erano vincolati, ma degli oggetti, per esempio, tipo dei obelischi o qualcosa del genere, spesso anche nei cimiteri, e che erano liberi cadere in tutte le direzioni, e si vedeva in che direzione erano caduti. Questa tecnica è stata popolare fino agli anni 30 del Novecento e ha dato risultati qualitativi, ma insomma sostanzialmente sempre in discreto accordo con quello che poi dicevano i dati strumentali quando c'erano. Abbiamo visto i dati di Loperfido, la figura di Valerio era anche più chiara della mia. Quello che io voglio rimarcare in questa figura è che un'osservazione di ordine zero, che si sposa con quella che abbiamo appena discusso su Messina città, l'osservazione di ordine zero è che se uno prende lo zero da questa parte, da qui in poi c'è sollevamento, e lo zero da questa parte, viene fuori un trend che ha più o meno questa orientazione, quindi parallelo al trend che vediamo a Messina città. Un'altra osservazione di ordine zero, questo vale per esempio anche per i terremoti del 2016, è che quando si ha sollevamento sui due lati, vedete c'è un po' di sollevamento da questa parte, anche se questi dati poi in realtà sono messi in discussione per motivi tecnici, è chiaro che ci vuole una faglia abbastanza a basso angolo per giustificare il fatto che ci sia sollevamento sui due lati della zona al centro depressa. E sul terremoto del 1908 si sono esercitati una quantità di scienziati di tutto il mondo. Uno molto famoso è Omori, come sapete Omori era innamorato dell'Italia, queste sono le sue osservazioni, i suoi sismogrammi registrati con i suoi strumenti a Tokyo, strumenti ancora visibili nel Museo della Scienza dell'Università di Tokyo. Interessante questa immagine in cui, in un rapporto che lui fece per conto dell'imperatore che l'aveva mandato a Reggio Messina a vedere cosa era successo, lui riportò i due sismogrammi del 1908 e del 1905 scritti esattamente allo stesso strumento, alla stessa distanza quindi evidentemente, e se possiamo assumere che questi due terremoti siano stati simili come cinematica, questo già ci dà un'indicazione del fatto che il 1908 è stato un terremoto abbastanza più forte di quello del 1905 nel Golfo di Santa Eufemia. Questo lo dico anche perché negli anni 80 uscì una stima di magnitudo molto esagerata del terremoto del 1905, pubblicata da Margottini et al., che non so bene su che base fosse ottenuta, ma insomma davano un valore superiore a 7 su base strumentale. Omori, che era un giovanotto molto sveglio, fece anche altre osservazioni molto interessanti. Intanto rifece anche lui i conti con i monumenti caduti e trovò di nuovo un centro di scuotimento qui nella parte medievale dello stretto, ma soprattutto fece osservazioni con le onde del tsunami, la provenienza delle onde di tsunami. Vedete Pellaro, di cui si è parlato poco fa, e Lazzaro, dove l'onda fu particolarmente intensa, e identificò questo A e questo B come due dei centri di radiazione apparenti dello tsunami. Sono tutti elementi che poi si ritrovano in un quadro unico. E arriviamo alle ipotesi di sorgente. Valerio ha fatto già vedere un'immagine pubblicata da Meschis, il quale parla incidentalmente, quell'immagine viene dal nostro lavoro del 92, ma sotto non c'è scritto che è dal nostro lavoro, quindi ha fatto il Signore. E comunque queste sono un certo numero di soluzioni, 5 con faglia pendente verso est o sud-est, 2 soluzioni con faglia pendente verso nord-ovest, che però sono le più vecchie e diciamo che non hanno più un forte riscontro. Vi invito a concentrarvi su quella che ovviamente preferisco, che è quella che abbiamo ottenuto ormai oltre 30 anni fa, e questa e questa è l'immagine. Vedete che questa linea rossa è la linea di zero che viene data dai modelli geodetici, quindi a ovest sollevamento, a est sprofondamento e ancora più a est di nuovo sollevamento, proprio perché la faglia è una faglia a basso angolo.
il bordo superiore della faglia sta qui sotto e non è attaccato alla sua proiezione in superficie, a dimostrare il fatto che questa è una faglia che, secondo quello che noi calcolammo a quell'epoca, ma non ci sono stati grandi ripensamenti, è una faglia che non arriva sopra i 3 km, forse addirittura più in basso. Quindi una faglia che va da circa 3 km a circa 12 km di profondità e lascia questo materasso di 3 km di rocce al di sopra, ovviamente deformato, ma non fagliato in maniera diretta. Almeno questo è quello che fino adesso abbiamo pensato di vedere. Aggiungo un dettaglio: al GNGTS di qualche mese fa c'è stato un lavoro presentato da Barreca e coautori, sono persone dell'Università di Catania, che hanno fatto dei nuovi rilievi a mare fatti in questa zona, mi pare che tu ci fossi quel giorno, Eric Cermen, e sembravano molto interessanti perché facevano vedere appunto quale potrebbe essere la struttura di questa porzione superficiale del rossetto, apparentemente non fagliata in maniera diretta. E il modello visto in una sezione attraverso il rossetto è questo, e quindi con un debole sollevamento sui peloritani, la conca dello stretto di Messina e sollevamento sul lato calabrese. Curiosamente questa forma, sarà un caso, ma insomma è abbastanza congruente con la topografia attuale, che fa vedere appunto un versante calabrese meno ripido e un versante siciliano più ripido. Questa è la sintesi. Ora proviamo a vedere come il terremoto ci aiuta a capire come sta evolvendo lo stretto, o almeno diciamo secondo l'ipotesi di cui cercherò di convincervi. E qui ho riportato le isoline della subsidenza ecosismica e un po' di sollevamento ecosismico semplificate, quindi questo è un modello, non è più un'osservazione. È un modello basato però ovviamente su quello che noi avevamo ottenuto nell'89. Ci sono queste due aree depresse, circa 50 e circa 80 cm di massimo, e vedete subito che c'è un gradiente maggiore da questo lato e un gradiente minore da quest'altro lato. Adesso tenete a mente questo modello, perché lo rivedremo nelle prossime slides, e vediamo come questo modello si accorda con le osservazioni macroscopiche che noi possiamo ricavare dallo stretto di Messina. Per esempio l'andamento di dorsale depressione, vedete una grande scodella al centro limitata dai peloritani, che hanno più o meno questo andamento, e limitata da questo margine dello spromonte, che pure sembra avere un trend circa nord 20 est. Poi abbiamo gli affioramenti di bedrock. Ovviamente nelle zone sollevate noi ci aspettiamo di vedere il bedrock esposto, perché è eroso. Ricordo, adesso ne parlerò ancora, ma ricordo che qui abbiamo un sollevamento doppio, quindi, perché abbiamo un sollevamento di natura regionale a cui si sovrappone ogni volta che c'è un terremoto un piccolo sollevamento dovuto alla presenza della faglia. Quindi il bedrock è preservato nella parte centrale dello stretto e eroso nelle porzioni marginali, e non casualmente in questa scodella dello stretto è dove noi osserviamo le ghiaie di Messina, che sono un deposito che qui è mostrato in blu, che evidentemente risponde proprio al fatto che vengono erose le porzioni più alte di peloritani e spromonte, e i materiali vengono ridepositati nella grande scodella dello stretto. Molto interessante quello che fanno i terrazzi marini. Questa è una ricostruzione dei terrazzi marini più o meno dell'ultimo milione di anni, a occhio e croce, 800.000 o un milione di anni. Ricostruzione semplificata che però fa vedere bene questa tendenza dei terrazzi marini ad abbracciare quasi questi due massimi di subsidenza che sono stati messi in evidenza dal terremoto del 1908. Sull'altro lato dello stretto invece i terrazzi marini sono più o meno lineari, e sull'aspromonte sono addirittura convessi verso mare, quindi vedete è come se il centro del sollevamento regionale fosse l'aspromonte, quindi le linee riva si dispongono in questa forma convessa, mentre scendendo questa forma diventa concava. Se andiamo a guardare la struttura del bacino idrografico, vediamo bacini più grandi sul lato calabrese, bacini molto più piccoli, cortissimi sul lato messinese. E la cosa molto interessante, a cui io stesso fatico a credere, è che si veda una concentrazione di drenaggio di queste piccole aste fluviali verso queste due zone di depocentro, che è un'indicazione forte, un'indicazione che ci porterebbe a concludere, se questo modello poi è vero,
però ricordo che la presenza di questi due massimi è indipendente dal modello esatto che viene scelto. I napoletani hanno fatto un modello diverso con una faglia orientata circa nord-sud, ma questi due massimi comunque coesistono nelle stesse posizioni. Ecco, questo sembrerebbe indicare che ogni volta il centro-nord 1108 non solo il terremoto rompe ovviamente la stessa faglia, ma addirittura rompe con le stesse modalità, quindi con maggior dislocazione in questa zona e in questa zona e un gap in mezzo. Sempre parlando di Giuseppe, mi verrebbe a pensare che il fatto che Reggio Calabria sia sviluppata proprio qui potrebbe essere dovuta al fatto che questa è l'unica zona intatta all'interno di un, diciamo, lungo una linea di costa, altrimenti sfracellata da queste fiumare che tentano tutte di buttarsi verso gli stessi depocenti, ma questo ovviamente è una fantasia che possiamo approfondire in futuro. Questa è un'immagine che realizzò Giuliano Addezio tanti anni fa, che fa vedere un'evoluzione sempre molto semplificata ma suggestiva, da un milione di anni circa, 500.000 anni, 300.000 anni tirreniano, e che fa vedere appunto la progressiva identificazione dell'Aspromonte e dei Peloritani. Il sollevamento regionale porta sempre più in su queste montagne, si identifica un golfo nella piana di Gioia Tauro, c'è ovviamente la depressione dello stretto di Messina, fino a che a livello tirreniano si riscontra che la piana di Gioia Tauro si è praticamente quasi chiusa su se stesso e lo stretto di Messina sta facendo altrettanto. Si noti la progressiva riduzione di ampiezza del proto stretto di Messina e a questo punto siamo pronti per una sintesi. La sintesi è questa, cioè che nello stretto nasce e si sviluppa per effetto di fenomeni diversi. Il sollevamento a scala regionale, abbiamo detto, forse addirittura centrato nella zona dell'Aspromonte con le linee di riva che abbiamo visto prima, uno sprofondamento invece localizzato in corrispondenza delle due scodelle di 908 e 783, delle aste fluviali che casualmente, io non credo, però sembrano seguire questo modello, per cui quelle che guardano verso la piana di Gioia Tauro vengono attirate verso la piana di Gioia Tauro stesso, e invece quelle che guardano verso lo stretto vengono in qualche modo calamitate verso lo stretto stesso. E sollevamento e sprofondamento che però non sono a somma zero. È evidente che il sollevamento vince sullo sprofondamento locale generato da queste faglie anche lungo l'asse dello stretto, il che porta alla conclusione che io faccio vedere sempre e che fa sempre sorridere tutti, e cioè che fra 100.000 anni il ponte sullo stretto non servirà più, perché sarà stata la natura a unire Sicilia e Calabria. Chiudo con due parole sulla ricorrenza, spero di avere ancora 5 minuti. E abbiamo sentito Valerio che ha fatto una battuta sul fatto che i termoni sono rari. Noi pensiamo che siano rari, speriamo che siano rari, e un esercizio che abbiamo tentato molti anni fa con Daniele Pantosti era quello di confrontare la quota delle linee di riva tirreniana all'interno dello stretto, perché non si vede, e lungo una sezione che va da Scilla a Lazzaro, e abbiamo confrontato questa quota delle linee di riva, ovviamente secondo la nostra ricostruzione, che non è identica a quella di altri colleghi, ma insomma molto simile, con quello che presumiamo sia stato il sollevamento, lo sprofondamento ecosismico di questa zona nel 1908, e pensiamo di aver messo in evidenza il fatto che questi terrazzi rispondono al fatto che terremoti come quello del 1908 si ripetono nel tempo, sprofondando sempre lo stesso settore, da Scilla a Lazzaro, secondo questo andamento. Allora, confrontando queste due immagini, abbiamo fatto un conto della serva, come si dice a Roma, molto semplice, sostenendo che ci vuole un terremoto ogni 700-1500 anni perché queste differenze di quota vengano tenute in vita. Questo tempo di ricorrenza, qui ragionamento opposto, quindi si calcola prima il tempo di ricorrenza e poi si ricava uno slip rate. Lo slip rate che ci viene fuori è di circa 1,5 mm all'anno, e il ratio di estensione di 1 mm circa, 1,2. Da notare che i dati GPS stanno progressivamente migliorando nella zona stretta, anche se restano molti dubbi. Si è passati da stime di alcuni millimetri l'anno adesso a una stima di circa 2 millimetri l'anno, che sarebbe l'estensione, velocità di estensione complessiva attraverso tutta quest'area dello stretto, quindi non soltanto lo stretto in senso stesso,
in senso stretto, scusate il gioco di parole, ma anche comprendendo una parte dei proletani e una parte della Spromonte, quindi una parte di formazione estensionale che non è direttamente accomodata da quella faglia. E l'archeologia, questo è un lavoro di Guido Boni et al. del 2000, che fu basato su un ragionamento semplice, ma insomma affascinante, cioè che intorno alla seconda metà del IV secolo ci sarebbe stata una forte contrazione del numero dei centri abitati nella zona dello stretto di Messina, e questa sarebbe stata interpretata come un'indicazione possibile, forte, del fatto che c'era stato un forte terremoto. Questa specie di Reine è la zona di massimo danneggiamento del 1908, e quindi un terremoto tipo 1908 avrebbe facilmente potuto causare la contrazione di questi centri abitati e tutta una serie di altre cose che sono gli archeologi, i cimiteri che si spostano da dentro a fuori i centri, eccetera, eccetera. E poi c'è un'evidenza diretta che Paolo conosce bene, c'è un'epigrafe trovata nei bagni di Reggio, vicino alla stazione ferroviaria, in cui si parla esplicitamente di una ricostruzione dovuta a un terremoto. Quindi l'indicazione sarebbe che da una parte gli storici ci dicono che non c'è molto, andando all'indietro nel tempo, almeno finché si riesce ad arrivare, e gli archeologi ci dicono che esiste la possibilità di un terremoto appunto simile a quello del 1908 1500 anni prima. Quindi, concludendo, la costruzione del paesaggio calabrese, per quanto mi riguarda, è dovuta alla somma dei fenomeni tettonici a scale diverse, e questo ce lo dicono i dati che abbiamo visto, quindi geologici, archeologici, storici, strumentali. Lo stretto di Messina mostra delle particolari caratteristiche fisiografiche legate fondamentalmente alle deformazioni permanenti causate da terremoti come il 1908 e come il 783 mutatis mutandis, perché ovviamente di questo terremoto sappiamo molto meno. Queste deformazioni cosismiche si sommano al sollevamento regionale, che però qui è particolarmente veloce e quindi vince sulle deformazioni sismogenetiche. Ma è chiaro che abbiamo comunque capito che evidentemente c'è un meccanismo geodinamico per cui i terremoti estensionali di questa zona sono di fatto una risposta al sollevamento a scala regionale, così come avviene in tutto l'Appennino. Questo forte sollevamento giustifica fenomeni estremi che si trovano in quella zona d'Italia, e quindi dalle dimensioni dei terremoti stessi all'energia dei processi di alterazione del paesaggio, fiumare, insomma tutto quello che conoscete. Quindi il terremoto del 1908 appartiene allo stretto e ne costituisce un elemento essenziale. Senza il ripetersi di quei terremoti, lo stretto semplicemente avrebbe un aspetto molto diverso. E infine, tornando per un attimo alla mitologia che veniva citata da Luigi, voi sapete che Ovidio sosteneva che la Sicilia e la Calabria si sono staccate a causa di un fatto, diciamo, violento che è avvenuto a un certo punto della storia. È evidente da tutto quello che vi ho raccontato che questo non è vero, ma semmai è vero il contrario. Grazie. Grazie, grazie Gianluca. Ci sono delle curiosità, delle domande per Gianluca. Giuseppe, vuoi dirci cosa hai tu sul comodino come libro invece? Cosa hai sul comodino come libro, visto che Gianluca è il tuo? Naturalmente tutti gli articoli di Gianluca, a cui ricorro qualche volta per delucidazioni su quello che scrivo, perché tante volte scrivo delle cose immaginarie e quindi voglio il conforto di uno scienziato, ecco, sul comodino, ma non ho alcuni libri suoi che ha citato, li devo cercare forse su Amazon. Su Amazon. Bene. Grazie. Grazie Gianluca. E adesso passiamo a una comunicazione su Roma che un timidissimo Roberto Razzano del CNR IGAG ci farà. Dalle fonti storiche ai modelli numerici della risposta sismica, effetti dei terremoti storici nell'area archeologica centrale di Roma. Hai mezz'ora? Mezz'ora. Mezz'ora. Batti pugni, forte. Bravo. A posto. Allora, buongiorno a tutti, sono Roberto Razzano del CNR IGAG di Roma, sono un ingegnere
sono un ingegnere geotecnico e mi occupo di risposta sismica locale. In questo studio vi illustrerò lo scenario di danno indotto dai terremoti storici nell'area archeologica di Roma, ossia del Colle Palatino, del Colosseo, dei Fori Romani e del Circo Massimo. E tale scenario sarà, lo confronteremo con i risultati di una modellazione numerica avanzata della risposta sismica locale. Una breve introduzione sulla sismicità storica di Roma. Roma è caratterizzata da una sismicità locale molto bassa, e quasi tutti i terremoti, cioè tutti i risentimenti del passato sono originati dalle grandi faglie appenniniche. Infatti l'unico evento locale di cui si ha conoscenza risale al 1812 e con una magnitudo relativamente bassa. Per la ricostruzione dello scenario facciamo riferimento in questo studio alla faglia del Fucino che indusse danni agli edifici monumentali sicuramente nel 508, nel 1915 e forse nel 1231. Infatti, in particolare, se andiamo andiamo sul catalogo dei terremoti, sono presenti 161 eventi, dei quali solo 8 hanno superato la soglia del danno, in tre dei quali si sono avuti danni gravi. Per quanto riguarda gli eventi prima dell'anno 1000, che non sono basati su fonti scritte ma su analisi archeosismologiche, cioè ritroviamo il terremoto del Fucino 508 che ha avuto l'intensità più alta insieme a Benafro. Vi farò una brevissima introduzione sui metodi numerici che ci serviranno poi nel prosieguo per andare a valutare gli effetti, i fattori di amplificazione. Diciamo molto brevemente che gli ingredienti che ci servono per la definizione degli effetti al suolo sono innanzitutto una definizione di un modello di sottosuolo, la definizione di un modo di input da mettere alla base, come output otteniamo appunto un modo di output che è lo scudimento a terra oppure effetto al suolo. C'è anche da definire un fattore di amplificazione, che ci dice come il modo di input è stato amplificato dal deposito, è semplicemente un parametro numerico. La definizione del modello di sottosuolo. Per quanto riguarda la definizione del modello di sottosuolo, data l'importanza socioculturale della zona in questione, abbiamo un notevole numero di indagini multidisciplinari, ossia indagini geologiche, geofisiche e geotecniche, e vi riporto a titolo di esempio un esempio di tromografia elettrica che si rende necessario per la ricostruzione di un complesso sistema di valli, come vedremo nel seguito. È stata definita una carta geologica, dall'interpretazione di tutti i dati disponibili, dei molti dati disponibili, è stata definita una carta geologica. Sette sezioni di tipo geologico-tecniche, da queste interpolate tramite un CAD abbiamo ottenuto un modello tridimensionale. Infatti il modello tridimensionale per farvi apprezzare qual è la complessità del sistema. Questo è il colle, qua siamo nella zona del Colosseo e del Circo Massimo. Si definisce dal modello tridimensionale, poi definiamo una griglia di calcolo che poi andiamo a dare in pasto al software. Questa è una tabella definitiva, il cosiddetto modello di sottosuolo, che serve tutte le proprietà meccaniche che andiamo a inserire parametri geometrici e meccanici che andiamo
ad inserire nel codice di calcolo. Cioè, da questa immagine vi riporto una delle sezioni più rappresentative, cioè vediamo il complesso sistema di valli e il complesso sistema di valli, cioè la complessità, diciamo, topografica, morfologico topografica del sistema. Altro parametro che entra nel modello sono le cosiddette curve di decadimento, che ci dicono come, diciamo, detto in maniera molto, molto grezza, diciamo, il comportamento dinamico che descrivono il comportamento dinamico dei terreni. Per quanto riguarda la definizione del modo di input, come abbiamo detto in precedenza, facciamo riferimento alla faglia del Fucino. Dalla conoscenza dei parametri, ossia della magnitudo potenziale, il meccanismo di faglia, la distanza dal sito e ad altre proprietà, si può definire il modo di input attraverso una procedura, diciamo, sismologica. Diciamo che, come vediamo, il modo alla base è relativamente molto molto basso. Basta pensare che le zone più basse d'Italia hanno 0.05 come accelerazione massima su bedrock. Il calcolo dei fattori di amplificazione. Arriviamo al calcolo dei fattori di amplificazione. Allora, per quanto riguarda il calcolo dei fattori di amplificazione, la letteratura tecnica ci fornisce tutta una serie di definizioni diverse. In generale, il fattore di amplificazione è definito come il rapporto tra un parametro del modo di output e il corrispondente parametro del modo di input. Utilizziamo in questo studio il fattore di Hausner. Il fattore di Hausner, perché siccome vogliamo valutare, l'obiettivo è valutare il potenziale di danno alle strutture, il fattore di densità di Hausner, essendo uno spostamento, è rappresentativo proprio del potenziale di danno alle strutture. È utile dividerlo in tre categorie, che, diciamo, racchiudono orientativamente le varie tipologie strutturali. Nella zona in esame ci troviamo, diciamo, tra il primo, ossia intervalli di periodo 0,1 e 0,5, ed il secondo intervallo 0,5,1, quest'altro, diciamo, comprende altre tipologie strutturali che non sono, diciamo, presenti nella zona in esame. L'output è stato calcolato in 495 nodi alla superficie del deposito consiste in una storia di accelerazione. Alla storia di accelerazione è associato uno spettro di risposta e l'intensità di Hausner non è altro che l'integrale, diciamo, l'integrale ossia l'area sottesa dallo spettro. Ripetendo il processo per tutte e 495 nodi, possiamo costruire delle mappe. Arriviamo in definitiva alle mappe di amplificazione. Come vediamo, se consideriamo il primo intervallo di periodi, ossia 0,1 e 0,5, abbiamo valori di fattori di amplificazione abbastanza alti, ossia tra 1,8 e 2. In particolare, in corrispondenza della Valle del Velabro, del Colosseo, di Vigna Barberini e Orti Farnesiani, che è questo. Questa amplificazione, questo intervallo di periodi è dovuto principalmente alla presenza delle valli riempite di materiale soffice e allo spessore dei riporti. L'altro intervallo di periodi considerato, ossia 0,5 e 0,1, valori di amplificazione mediamente più bassi sul Colle e nella zona del Colosseo, diciamo, le massime amplificazioni, ci andiamo in questa zona e siamo alla confluenza della Valle della Murcia e la Valle del Tevere. Il terzo intervallo, diciamo, che, diciamo, racchiude strutture, diciamo, che non sono presenti sul sito in esame, è poco rappresentativo, però comunque abbiamo fattori di amplificazione mediamente bassi, addirittura in alcune zone di amplificazione di 0,81. Okay. Vabbè,
C'è da dire che, data l'importanza socioculturale di questo, sì, di questo sito, è stato dedicato un volume speciale. Attualmente è ancora in corso di studio una tesi di dottorato presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica della Sapienza di Roma, che ha come obiettivo lo studio del contributo delle singole unità sulla risposta totale del sistema. Concludo dicendo che l'area di Roma, anche se caratterizzata da una sismicità locale molto, molto bassa, le grandi faglie appenniniche producono risentimenti elevati a causa, diciamo, dei fenomeni di amplificazione locali del moto sismico, in particolare dovute alle complesse condizioni stratigrafiche, morfologiche e topografiche. Proprio a causa di queste complesse condizioni locali, la definizione di un modello tridimensionale molto dettagliato richiede un approccio multidisciplinare con un notevole numero di indagini in sito e in laboratorio e un notevole onere computazionale. Poi in effetti, diciamo che i fattori di amplificazione calcolati, diciamo, sono in accordo, diciamo, con il quadro di danni attuali, ossia nel range periodo 0,1 e 0,5, sono compatibili con le varie tipologie strutturali presenti. Forse ho messo molto poco rispetto agli altri. Grazie. Allora, ringraziamo il timidissimo Roberto. C'è una domanda di un altro timidissimo. No, non sono più timidissimo. Mi presento a tutti, sono Carlo Rosa e attualmente sto realizzando la carta geologica del Parco del Colosseo. Mi chiedevo se questo modello, che è bellissimo, potesse tenere conto di presenza di faglie pleistoceniche all'interno delle strutture che sono state mostrate. Cioè, come queste possono poi agire rispetto a terremoti provenienti dall'Appennino nella risposta sismica locale? Beh, in effetti la presenza di faglie nel modello non viene inserita, perché almeno con l'algoritmo di calcolo utilizzato non è in grado di modellare, diciamo, le faglie. Faccio questa domanda perché noi le abbiamo anche trovate delle faglie pleistoceniche in scavi al Foro Romano, quindi, diciamo, queste faglie che erano state già supposte su base, diciamo, di indagini, da dati di sondaggi, sono state anche rinvenute. Quindi, secondo me, introdurre anche questo fattore potrebbe essere utile, diciamo, a un'analisi più di dettaglio sulla risposta sismica locale. Beh, sicuramente le zone di faglia corrispondono sempre a fasce di alterazione, di deterioramento dei parametri meccanici delle rocce, quindi da questo punto di vista non parli di faglie attive, spero. Non sono così sciocco da parlare di faglie sismogenetiche. Comunque la presenza di grandi faglie, che sicuramente sono radiate, certo, anche in profondità, può costituire un fattore di debolezza. Certo. Abbiamo un altro timidissimo là in fondo. Marco Mancini. Forse lui vuole rispondere alla domanda. Chi? Marco vuole rispondere. Sì, si sente, sì. Sì, volevo dire, nel modello non sono state considerate delle faglie, anche se abbiamo trovato, sì, sempre sulla base... Scusate, Marco è coautore. Sì, sono state trovate delle faglie, infatti trovato, riportata lì nella carta una linea rossa che si vede appena, insomma, nell'angolo nord-orientale, nella zona quindi della Valle dei Fori, del Foro Romano. E però insomma, fondamentalmente dislocano abbastanza poco i livelli, insomma, la dislocazione dell'ordine della decina di metri, quindi nella griglia di calcolo, insomma, non si apprezza molto questo contributo della faglia lì locale, e quindi questo era quello che volevo introdurre. Poi se ci sono evidenze di faglie ancora più importanti, insomma, nuove evidenze, le terremo conto nel calcolo, insomma. Mi pare che ci fosse un'altra domanda. No, io volevo fare una domanda che esulava un pochino dal paradino. Si presenti. Sono Lanzini Maurizio, presidente Sigilla Lazio.
Ma questo modello qui, comunque, con il dottor Lanzo, lo state estrapolando un po' a tutta Roma o no? No, questo soltanto il Palatino? Questi sono modelli locali, è una risposta sismica locale, quindi... No, perché mentre parlavi mi è venuto in mente la situazione molto critica a Roma, poco, un po' trascurata, la zona di Giustiniano Imperatore, con dei limi, non so se la conosci, ci sono dei limi organici con indice di consistenza inferiori a zero... che per me lì c'è una situazione di rischio di collasso, non di liquefazione, ma proprio di collasso dei depositi, proprio palustri, che a mio giudizio da geologo applicato è la situazione più critica geotecnicamente a Roma. E tra l'altro avevo proprio parlato con Lanzo di problematiche lì, che dovrebbero aver fatto delle indagini sismiche. Quindi va bene, era soltanto se era legato un po'... Allora, all'area romana in generale. In realtà non conosco questo caso di cui sta parlando, però... Non ho capito. Cioè, non conosco questo caso che sta parlando, però... Non lo conosce, perché ci ho parlato più volte. Parlo con lui. Ok, grazie. Okay. Abbiamo un'altra domanda qui dietro. Stefania Nisio, ISPRA, volevo sapere se avevate considerato la possibilità delle cavità sotterranee all'interno del modello, che è un elemento... No, in questa fase no. Magari può, però, secondo nel te... futuro, diciamo, è prevista una modellazione con diciamo, anche le strutture sotterranee. Benissimo. Altre curiosità, visto che abbiamo un sacco di tempo? No. Allora la prossima comunicazione è di il professor Enrico Miccadei, che ci farà una danza tribale aquilana, perché ci parlerà di Aquila Ballerina, storia di una memoria persa. Spero di no. Vado avanti io, questo qua? Se vuoi. Come vuoi, come preferisci. No, non la posso chiedere come assistente. Allora, buongiorno a tutti, e ringrazio per questo invito e questa presentazione. E le considerazioni che voglio fare sono magari un po' diverse da quelle che sono state viste nelle precedenti esposizioni. Noi stiamo cercando di fare qualcosa che dà un'applicazione, soprattutto per i cittadini, per quello che facciamo come geologia. Abbiamo visto tutti gli interventi, siamo tutti geologi, quello che dicevo prima a qualche collega precedentemente, che sono pochissimi i giovani che vediamo qui in questa sala a questa conferenza. E quindi questo poi ha tutto un risvolto. In questo momento, purtroppo, sempre parlando con altri colleghi, con altri amici, con miei ex docenti che adesso sono in pensione, cioè era Michele con cui stavo parlando poco fa, siamo ai minimi storici da un punto di vista generale per quanto riguarda gli iscritti a livello nazionale. I dipartimenti sono quasi tutti chiusi a livello, da quando eravamo noi all'università con il dottor Galli, erano 30-35 facoltà in Italia, siamo rimasti a meno di 10. Quindi ho cercato di fare un discorso su tutto quello che poteva essere la geologia storica e come è importante la geologia storica nei discorsi che dobbiamo fare di pianificazione territoriale. Sono partito sempre dagli studi che conosciamo benissimo di Guido Boni e Valenzise, e nello stesso modo c'è una frase sempre che loro riportano e che viene ripetuta ad ogni terremoto. Prima c'era l'intervista con il giornalista, che diciamo sempre le stesse cose. Quindi c'è qualcosa che noi geologi sbagliamo, non focalizzando la geologia come materia principale, in qualche modo sbagliamo nel comunicare poi i dati a quello che è il semplice cittadino, se non alla parte poi politica. E quindi qui c'è un articolo che dice: non abbiamo imparato nulla in un secolo e mezzo di terremoti. Stessa cosa quando man mano mi allontanavo da Roma e andavo verso la parte adriatica, mi compravo i libretti lungo l'autostrada e c'erano questi che mi colpivano sempre, in cui vedete c'è sempre la storia di tutti i terremoti, da quelli più antichi che potevamo avere al tempo dei Romani, se non al tempo delle genti italiche, man mano ai terremoti del 1300 fino a quelli purtroppo odierni. Uno dei primi terremoti, una delle prime borse di studio che ho fatto con il dottor Leonello Serva, proprio la mia primissima borsa di studio, fu quella sul terremoto del 1915 ad Avezzano, sulla faglia del Monte Serrone. E quindi questo, cioè la prima cosa,
tra le conoscenze di ieri, le conoscenze di oggi, i passi che abbiamo fatto sono pochi dal punto di vista, io parlo sempre di pianificazione territoriale, dal punto di vista di leggi. Man mano che noi andiamo avanti, portiamo avanti dei discorsi e forse c'è, in qualche modo, da quello che vedo io, dal mio osservatorio, da quando mi sono laureato ad oggi, in questo momento ci può essere anche un boom dal punto di vista lavorativo, non siamo capaci come geologi ad occupare questo spazio. E quindi ritornano sempre le stesse immagini. Questa è la domenica del Corriere, del terremoto del 1915, o il 2009, guardate la terribile similitudine. Si parla sempre di costruzioni, si parla sempre di materiali, si parla, pensate solamente anche al Ponte Morandi e così via. Nessuno per il Ponte Morandi ha fatto una domanda al fosso, se ha contribuito o no alla caduta stessa del viadotto. E quindi 100 anni di storia vengono dimenticati e continuano a essere dimenticati. Questi sono i lavori famosissimi dell'Antinori, sia sul terremoto del 1461 sia sul terremoto del 1703. Quello che voglio fare è dare proprio importanza a questo, proprio dal punto di vista che viene completamente dimenticato. Il primo codice edilizio d'Italia viene descritto dal professor Cosimo De Giorgi proprio all'Aquila in un convegno e vengono presentati i risultati del terremoto del 1703. Sono dei risultati cioè importantissimi. Abbiamo visto sia Luca sia gli altri far vedere delle immagini storiche, dei paesaggi. Diciamo sempre che Leonardo da Vinci è il padre della geologia moderna e così via, ma questi passi sono così importanti che però purtroppo poi non diventano di dominio pubblico. Sono importantissimi dal punto di vista quello che riproducono, questo non c'entrava niente, eccolo qua. I terremoti dell'Aquila sono frequenti, i periodi sismici sono sempre piuttosto lunghi, i mesi invernali sono i quali più di frequente succedono i forti terremoti. Questo fu fatto pure notare da altri interlocutori, da altri personaggi che sempre nel convegno dell'Aquila del 1887, sia per i terremoti del bolognese che del Belgio e del Giappone. Siamo nel 1887, quindi sono argomenti di una modernità pazzesca, sia per quel periodo sia perché poi su tutto quello che succederà successivamente. Guardate questo sui gas, sui vapori, sulla liquefazione. Il giorno dopo del terremoto dell'Aquila del 2009 tutti sono scappati sull'Adriatico, tutti, perché tutti convinti, terribilmente convinti, ancora oggi. Io purtroppo faccio orientamento e quindi devo andare nelle scuole, la maggior parte degli studenti delle scuole di Pescara sono i cittadini che dall'Aquila si sono trasferiti a Pescara, e quando arrivo io e gli parlo purtroppo dei concetti di liquefazione, arriva e succede il finimondo. Ho dovuto fare lezioni non più ai ragazzi ma ai genitori, perché avevano acquistato le case a Pescara. Su questo diventa tutto difficile poi ritrasformare tutto quello che discutiamo giustamente, scientificamente, di alto livello tra di noi, ma ripeto, poi la cognizione che c'è fuori secondo me è molto molto bassa. Guardate qui uno dei concetti fondamentali che in qualche modo ci fa arrabbiare per poi come viene trattata l'Aquila. La parte più occidentale della città è sempre stata quella più danneggiata dai terremoti. Ci sono pubblicazioni, ci sono di tutti i tipi, in cui si dice sempre che la parte orientale risente i minor danni e la parte occidentale ne risente di più. Il piano regolatore dell'Aquila è stato assolutamente sviluppato tutta nella parte occidentale. Lo sappiamo tutti, l'abbiamo letto, una delle prime notizie, e tutto quanto era pure stata declassificata, se non mi ricordo male, da primo a terzo. Quindi vedete, tutto questo poi non passa, perché noi siamo bravissimi in post terremoto, ma in prevenzione ancora abbiamo dei passi lunghissimi da fare. E quindi vedete, poi ci sono poi dei concetti, penso che poi diventeranno pubblicazioni importanti, ma già che dicono nel 1887 con il primo codice di edilizio d'Italia che il piano azimutale dei terremoti aquilani è diretto da sud-ovest verso nord-est. Altra frase che mi colpisce sempre, che è difficilissima da far passare: sacrificate un tantino all'eleganza in favore della solidità. Cioè, sono argomenti pazzeschi. Ho la fortuna, qualche geologo invece mi dice che sono assolutamente o sfortunato o venduto, di insegnare ingegneria delle costruzioni. Insegno geomorfologia applicata a ingegneria delle costruzioni. Secondo me è fondamentale che andiamo a insegnare come leggere, perché ripeto, l'accoppiata costruzione, ci facevamo i convegni appena laureati nel 1888, quello delle memorie della società geologica, il congresso della società geologica italiana fatto nel 1986 con le memorie del 1988, in cui Leonello Serva, Sergio Toffizzi,
parlavano esattamente di tutte queste cose che sto dicendo, cioè dobbiamo parlare di accoppiata territorio opera. E quindi ci sono tantissimi altri esempi sempre sull'aquila ballerina, e infatti quello che viene detto, questi sono i concetti fondamentali. Ripeto, è il primo congresso geodinamico d'Italia, viene chiamato proprio così dal Cavalier De Giorgi, è il primo codice edilizio d'Italia. Quindi sono concetti fondamentali. Se dovete scegliere l'area più opportuna, preferite fondare gli edifici su rocce compatte ed evitate quelle più giovani. Sono concetti sul quaternario, perché noi, per chi di noi ha lavorato sul quaternario, sono concetti fondamentali. È difficilissimo far passare che le rocce del quaternario non solo sono quelle ad amplificazione sismica e così via e tutto quanto, ma sono le rocce più giovani che noi abbiamo. Pensate ai granelli di sabbia sulla spiaggia, invece il concetto che passa è che la sabbia delle nostre coste è esattamente la zona più sicura. Ricordatevi, signori, che non è il nostro potere frenare i palpiti terrestri. I terremoti ci sono sempre stati, i terremoti per me sono legati a energia positiva. Lo studiamo, se studiamo il paesaggio, se studiamo le variazioni, se studiamo tutto quello che c'è sul pianeta Terra, la bellezza, dobbiamo essere coscienti che i terremoti ci saranno e ci saranno sempre. E questo sacrificate un tantino all'eleganza in favore della solidità. Ricordatevi che i balli sismici si ripeteranno, l'aquila è l'aquila ballerina e i terremoti si ripeteranno ancora. Stiamo parlando successivamente, proprio per l'importanza del codice edilizio d'Italia, c'è sia il convegno della prima società geologica nel settembre del 1913, poco prima del terremoto, in cui fanno l'escursione, e 40 anni più tardi con Francesco Scarsella faranno sempre di nuovo il congresso sulle zone dell'Aquila, sulle faglie, sulle fasce di cataclasside, le fasce cataclassiche dell'area del Gran Sasso. Storia di una memoria persa, vado verso le conclusioni, perché questo è quello che passa. Successivamente noi abbiamo, quando la carta ufficiale era il 100.000, il 50.000, e dopo vengono fatte le carte di microzonazione sismica. I dettagli sono completamente diversi. Ah, non ce l'hai con me, Anna? No, pensavo che volessi dire qualcosa. No. E quindi i dettagli, andare in un dettaglio, cambiare completamente il concetto di scala. Non possiamo, scusatemi, qui ci sono tutti amici, rilavoreremo o no sui fogli al 50.000, ma il 50.000 non può essere adattato ad una scala assolutamente di pianificazione territoriale. La scala, se vogliamo lavorare bene, deve essere almeno il 5.000. Perché? Perché poi è questo. Cioè parte dell'Aquila, qui siamo sul cimitero dell'Aquila, non ci troviamo né in brecce quaternarie che litighiamo se sono del Pleistocene inferiore o del Pleistocene medio e così via, ma ci troviamo su conoidi antropiche. Se noi dobbiamo passare attraverso la geologia storica, dobbiamo riprendere le tavolette topografiche, topografiche antiche, ripartire dalle carte napoleoniche del 1860 e man mano arrivare alla cartografia di oggi. E questo che ci fa vedere subito che erano delle zone di cave in cui venivano prelevate e poi diventano delle zone di discarica. Tutto il cimitero dell'Aquila è fondato su queste rocce, questa è una conoide antropica in cui ci sono, vedete i pezzi, quella è la mia mano, il mio dito, e se, con questo, sono tutti pezzi di vetro, un livello di bottiglie di plastica che stava alla base di un palo poco a ovest. E quindi quello che cerchiamo di fare attraverso la geologia storica, attraverso la geologia e la storia, la geologia raccontata dai nonni, cerchiamo di fare ampliare quello che è il ricordo, quello che sono i nostri studi, andare nelle scuole, dobbiamo fare attraverso questa associazione, attraverso l'ISPRA, attraverso tutti gli enti, attraverso la collaborazione con le università, non dobbiamo lavorare arroccati ognuno nel proprio settore, ma dobbiamo entrare nei progetti scolastici, non dobbiamo, come dicono i miei colleghi geologi del Consiglio Nazionale, far iscrivere tutti a geologia e poi il lavoro non c'è. Sono due cose diverse. Dobbiamo far sì che tutti i cittadini siano coscienti della geologia. E quindi la regola principale, scherzavamo, peccato che non c'è Mario, perché tutti gli studenti mi dicono sempre, quando dico chi è il geologo più bravo al mondo, tutti mi rispondono Mario Tozzi. Io rispondo, è il nonno, è il contadino. Per la geologia del mare è il pescatore. Questa è la vera regola. Quando noi scherzavamo sui pullman, anche con il dottor Galli, scherzavamo tutti quanti, la regola principale era l'osservazione. Perché secondo me
a oggi la percezione della geologia è uguale a zero. Nonostante tutti gli sforzi che abbiamo fatto dal terremoto dell'Aquila a oggi, la geologia è andata in picchiata totale. Dall'altra parte la richiesta del lavoro è salita, è aumentata notevolmente. Quindi dobbiamo fare in modo che i progetti, che i nostri discorsi, i nostri convegni siano interdisciplinari. Dobbiamo parlare a un livello di geologia orizzontale, soprattutto perché c'è uno ostracismo scientifico notevole verso le scienze della Terra. E quindi, secondo me, i geologi, le associazioni, i cittadini devono divulgare assolutamente sempre di più la geologia come positività. La storia, la geostoria devono essere importanti per quanto riguarda la storia dei terremoti, la storia di un paesaggio, la storia di un terremoto. Io questo è quello che cerco di fare, perché siamo purtroppo ai minimi iscritti in tutta Italia, lo sappiamo tutti, le università italiane stanno boccheggiando, nella sala i giovani sono pochissimi, ce n'era qualcuno fuori e quindi ogni volta che c'è un terremoto, questo è Giorgio Napolitano, l'ha detto l'altro giorno a proposito del coronavirus, ma è esattamente la stessa cosa il presidente Mattarella, noi dobbiamo aumentare il grado di conoscenza dei cittadini, non solo il nostro come ricercatori e come docenti. Bisogna rilanciare una geologia sociale attraverso una geologia storica, altrimenti continueremo a essere la geologia come Cenerentola delle scienze o come geologia Cassandra. Grazie. Senti, ma quel titolo nella cava ce l'hai lasciato poi? Ce l'ho lasciato. Allora, adesso abbiamo un'altra defezione, che era quella di Vignone, anzi no, di Francesca Mercadante, poi avremo la defezione di Maurizio Vignone, però in mezzo dovremmo avere Salvatore Martino. Eccolo. Salvatore Martino che ci parla dell'evoluzione del CEDIT, ovvero effetti sismondotti al suolo in Italia e catalogo CEDIT. Dall'inventario all'analisi. Se devi parlare di Dante, facciamo parlare di Dante. Perché prima Leonardo letto da. Allora, buongiorno a tutti, innanzitutto un sincero ringraziamento per questo invito a partecipare a questa interessante giornata che come dire, fonde la geologia alla storia ed è sempre secondo me una fusione o se preferite una crasi produttiva. Io oggi vi parlerò di effetti sismoindotti nella loro catalogazione, quindi vi parlerò di questo progetto CEDIT, un progetto che è stato intrapreso ormai diversi anni fa in collaborazione con un amico, prima ancora che collega, che voglio in apertura di questa mia presentazione commossamente ricordare, che è Roberto Romeo, che ne è stato il primo ideatore, e sulla scorta, purtroppo scomparso qualche anno fa, e sulla scorta di questo catalogo, vedere come lo possiamo utilizzare o ce ne stiamo avvalendo per studi di analisi di scenario di effetti indotti sul territorio, anche agganciandomi a quello che diceva prima Enrico sull'importanza della pianificazione e della ricaduta dei nostri studi appunto sul territorio stesso. Rubo una citazione a una scrittrice newyorkese, una giornalista e romanziera newyorkese: il passato non è solo ciò che è accaduto, ma anche ciò che potrebbe essere successo, ma non è accaduto. Lo dico perché la storia è tutto sommato diciamo una memoria, ma anche un monito, perché non è detto che tutto ciò che non sia accaduto non possa in qualche modo avvenire. Quando parliamo di terremoti, la prima e diciamo, come dire, istintiva sensazione che abbiamo è quella della catastrofe apocalittica. Se facciamo riferimento, come in questa immagine, appunto all'Apocalisse, il terremoto è visto come il disastro, il dissesto. Catastrofe significa perdere punti di riferimento, significa praticamente decedere, retrocedere e non poter più avanzare, andare avanti in greco.
Nel tempo l'iconografia e quindi la scenografia, diciamo, didascalico-allegorica che noi ritroviamo nei nostri monumenti, nei nostri affreschi, continua a indicare e quindi a puntare i terremoti come disastri soprattutto sul costruito, quindi c'è una sorta di focus sull'uomo, su ciò che l'uomo fa. Abbiamo visto prima nell'intervento di oggi, quelle splendide immagini sulla distruzione dal mare e da terra, cioè dal fuoco, diciamo, degli incendi e dal maremoto di Lisbona, che sono poi diciamo diventate, per così dire, dei se le potessimo così definire, delle appunto icone, diciamo delle iconografie di quel tempo. E a volte la cosa che impressiona di più è che questi resoconti pittorici diventano realtà. Io lo dico sinceramente, mi commuovo sempre quando vedo questa immagine sulla sinistra, il crollo delle volte dipinte da Cimabue della Basilica Suor d'Assisi, e sotto lo stesso altare il suo allievo Giotto che aveva dipinto quello che avvenne a quella basilica in un terremoto. Quindi vedete quasi la materializzazione di un evento riportato dai fatti alla realtà, è un qualcosa che io trovo sempre molto forte. Quando è che cominciamo a percepire nella nostra storia letteraria e culturale che il terremoto non è solo un danno sull'uomo e sul costruito, ma anche sul territorio? È stato già citato prima, siamo al 12° canto dell'Inferno di Dante, la prima citazione letteraria di un effetto sismo indotto sul territorio. Quindi in un certo senso diciamo l'attenzione si comincia ad aprire su ciò che il terremoto può indurre anche nell'ambiente circostante. E arriviamo poi alle cronache, qui siamo nel 1700, dopo il 1783, citato da Luca Valenzise prima, il terremoto cosiddetto delle Calabrie, va bene, da cui derivò un primo tentativo a scala regionale, va bene, di una cartografia di effetti sismo indotti sul territorio, edita e restituita cartograficamente da padre Eliseo della Concezione ad un solo anno dalla cronaca che fu commissionata dal re di Napoli, nella quale vennero censiti e riportati gli eventi sul territorio di questo terremoto, che non fu un terremoto, ma fu la sequenza sismica, probabilmente tra le più severe, se non la più severa, che l'Italia storicamente ricordi. E le foto avvengono e contribuiscono molto dopo a darci visione di ciò che il terremoto produce sul territorio e sui fenomeni naturali, o quelli che noi chiamiamo effetti sismo indotti. Queste mi furono gentilmente donate per la mia tesi di laurea, ahimè ormai di diversi anni fa, da un fotografo di Calitri, che mi fece avere queste immagini, questi scatti restituite subito dopo l'attivazione della frana innescata dal sisma dell'Irpinia nel 1980, il 23 di novembre. Vediamo le dislocazioni, parliamo di 5 metri di rigetto verticale in corona principale e non so se è un puntatore o faccio danni, eccolo qui, vedete il disallineamento delle case, questo è il movimento orizzontale della frana così come fu fotografato e quindi ripreso fotograficamente da questi documenti. E le cronache, i giornali, arriviamo poi a cosa? Ai blog. 2016, terremoto di Amatrice, era notte. Pochi minuti dopo si iniziano a accatastare sui blog le notizie di ciò che avveniva sul territorio, avveniva nelle case, al di là soltanto dell'emozione, ma proprio anche quasi una voglia, una smania o se preferite anche una tendenza istintiva dell'uomo ad osservare, censire, inventariare. Sono poi parole grosse che vanno scientificamente filtrate e trattate ed è proprio qui che voglio poi arrivare. Studio chiave in questo senso, 2004, Bird and Bomber, sono due ricercatori americani, hanno diciamo sapientemente fatto notare alla comunità scientifica che un terremoto produce danni da reali a locali se noi consideriamo gli effetti sismo indotti sul territorio al singolo scuotimento sismico. Cioè lo scuotimento di per sé ha un effetto sull'edificio, la sismo induzione di fenomeni sul territorio può impattare su infrastrutture,
e diciamo su aree più estese. Quindi in un certo senso c'è una specie di spazializzazione degli effetti indotti dal sisma che vanno dal locus all'area regionalmente più estesa. E abbiamo visto prima un'immagine già dal collega Valerio Comerci, nel 1984 arriva il primo tentativo di mettere un empirismo nell'attendibilità delle frane indotte dai terremoti in termini di rapporto magnitudo-distanza da una prima review fatta da Kiefer, che è, questo è un ingrandimento riferito alle frane per crollo, mostra come appunto la massima distanza attesa per una data magnitudo è in realtà non del tutto imprevedibile, mettiamola così, ma è comunque riconducibile a questo inviluppo che si definisce tecnicamente upper bound curve, cioè curva di massima attesa di distanza di effetti al suolo. Cosa sono gli effetti sismoindotti? Beh, nella prospettiva di un multi-hazard sono praticamente diciamo il danno che si produce a domino quando un terremoto colpisce un territorio. Cioè sono sostanzialmente una concatenazione, non sono la prima causa del pericolo in quel caso, perché quella resta il sisma, ma sono la induzione, quindi l'amplificazione in senso di rischio del pericolo stesso. Cosa intendo dire? Oh, scusatemi, sorgente sismica, frana, tsunami, classico schema di chain effect, cioè di effetto a catena, che aumenta il rischio perché espande l'area colpita dagli effetti del terremoto e aumenta gli esposti come, ahimè, un'epidemia. Le frane indotte ai terremoti sono poi killer. Quali killer? Questo è uno dei più severi che abbiamo avuto nell'età moderna, la Scolina, terremoto di El Salvador, magnitudo momento 6.6, 200, 400 morti. Tutti gli abitanti spazzati via da questo territorio, da questo villaggio di minatori, senza accorgersene, praticamente mai più ritrovati. Andiamo avanti, Wenchuan, Cina, 20.000 morti per frana, un ordine di grandezza in meno delle vittime del coronavirus. Questo per darci un'idea di cosa sia l'impatto sul territorio di una sismo induzione appunto a scala reale. Queste sono Kobe, 34 vittime, vedete, solo per una frana in questo comprensorio. E torniamo a casa nostra. La frana storicamente più diciamo severa, quella che ci ha prodotto più vittime nella nostra storiografia, è stata indotta al terremoto delle Calabria nel 1783. Parliamo della frana che si è staccata dal monte che oggi si chiama Pacì, una volta si chiamava Monte Campallà, ripresa in questa fantastica iconografia, questa pittorica del pittore Minasi, che poi fa parte dell'archivio del Regio Archivio di Napoli, è conservato al Regio Archivio di Napoli. Questa frana, se parliamo di 8 milioni di metri cubi di roccia, si stacca dal monte e ruina producendo un'onda di tsunami che uccide le persone presenti sulla costa. Cerchiamo di capire meglio questo effetto domino. La frana si stacca dal monte Pacì il secondo giorno di terremoto, non il primo. Quindi nel frattempo la gente impaurita era scappata dall'abitato e si era rifugiata nella mitica spiaggia delle Sirene, così tuttora chiamata, che è la Marina Grande di Scilla, non sapendo che il giorno dopo 8 milioni di metri cubi sarebbero franati e avrebbero causato per franamento un'onda di tsunami. Questo è il Titanic, lo chiamo io, della frana, quello che abbiamo trovato con la nave Urania in un progetto nazionale finanziato ormai una decina di anni fa, e sono appunto alla bocca, all'imbocco dello stretto, l'accumulo proprio del collasso della frana di Scilla. Quindi immaginate le onde alte 15 metri, questa è un'immagine attuale tanto per darci un'idea di una mareggiata nella stessa spiaggia, ma insomma immaginate di triplicare l'altezza di queste onde, considerate che sommersero tutta questa chiesa. L'evento è stato modellato, questo è un esempio di back analysis di processi a catena, e come vedete nel giro di pochi minuti l'impatto della frana su tutto lo stretto di Messina è stato diciamo quello che vedete in questo modello, appunto in questa riproduzione numerica. Veniamo quindi al progetto CEDIT. Il progetto CEDIT è un progetto che ha diciamo pensato di
allinearsi ai cataloghi storici e quindi ai cataloghi della sismicità storica editi dall'80, scusatemi, fino al 2008, per integrarsi in che modo? E vincere solo le informazioni relative al dato sismo indotto sul territorio, nonché integrarlo e dargli un aggiornamento, diciamo, nel tempo successivo ovviamente a ciò che fosse già stato censito. Quindi è un catalogo, io ci tengo a dirlo, che si concatena a tutta un'altra serie di cataloghi o di database, compreso appunto il DIS, compreso il DMI, il CPT e via a dire, e che quindi vuole essere un elemento di unione, come vi farò vedere anche alla fine, di tutta questa produzione di catalogazione. Il primo tentativo di far questo risale al 1987, è un prodotto edito dal dottor Zecchi, dell'attuale, diciamo, all'epoca della Società Geologica, pubblicato nella Memoria Società Geologica Italiana, e il tentativo fu quello di elencare e localizzare effetti sismoindotti di varia tipologia a scala nazionale, cioè in tutto il nostro territorio. Il CEDIT rielabora questa idea, codifica gli effetti sismoindotti per tipologie, quindi frane, fratture al suolo, liquefazioni, faulting superficiale, cambiamenti superficiali, diciamo, al suolo e subsidenza, con dei codici identificativi, rilegge tutte le fonti, le riclassifica, fa uno sforzo di riubicazione, soprattutto, capite bene, sugli eventi passati, anche dando un margine di errore di ubicazione, e cerca di produrre l'attuale database di cui qui vedete i numeri. Siamo aggiornati all'ultimo terremoto, che è Monte Cilfone, quindi 16 agosto 2018 in Molise. Stiamo parlando appunto di oltre 3.500 effetti censiti su 293 fonti letterarie, che interessano il 10% dei comuni italiani e 19 regioni su 20. È consultabile online, mi raccomando, per il momento sulla sola piattaforma Mozilla Firefox, perché dovete dare l'ok all'attivazione del flash player quando lo avviate. Non vi spaventate, non è un virus in senso informatico, ma attiva effettivamente la possibilità di navigare in WebGIS su questo catalogo. Vi faccio vedere un esempio di consultazione. Allora, ve lo faccio su Reatino, è la storia sismica di Reatino come risulta dal catalogo, dai cataloghi, diciamo, INGV. In blu sono soltanto riportati i terremoti di quelli nel Reatino che hanno notizie di sismoinduzione, quindi 3 su N, di cui ovviamente l'ultimo, che è l'Appennino centrale. Entrate nella navigazione, quindi nella WebGIS page, questi sono i 3 epicentri dei 3 terremoti che hanno associati effetti sismoindotti. Per singolo terremoto potete interrogare la mappatura degli effetti sismoindotti, questi sono quelli di Amatrice del terremoto del 24 agosto 2016, e per ogni effetto potete poi fare, vi faccio vedere, delle interrogazioni sulla documentazione a supporto bibliografica e tipologica. La ricerca può anche essere fatta realmente, cioè per regione, per provincia, per comune. Qui per esempio ho estratto la provincia di Rieti, questi sono tutti gli effetti sismoindotti nella storia documentale riportati per la provincia di Rieti. Il singolo evento può essere interrogato con questo pop-up, in cui trovate le indicazioni sulla tipologia, sulla magnitudo del terremoto che l'ha generata, nonché sulla MCS locale. Paolo lo sa perché ci ha dato il suo campo macrosismico per gli ultimi eventi censiti, come vi farò vedere, nel 2016-2017, e la scheda bibliografica, che può essere del gruppo di rilevamento se parliamo di terremoti contemporanei, o la fonte storica se parliamo ovviamente terremoti storici, che si può quindi aprire e consultare. Al 2014 questa era la statistica CEDIT. In Italia la storia ci ha insegnato che il 44% dei fenomeni sismoindotti sono frane, e ci ha consentito anche di stabilire che quando arriviamo a un'intensità macrosismica tra 7 e 8 c'è il 50% di probabilità di eccedenza che si verificano frane sismoindotte sul territorio. Ma ci ha anche fatto redigere delle upper bound curve
nazionali, quindi non più quelle, chiamiamole, di Kiefer, che si riferivano a un database globale. Quella che vedete in questa fattispecie è l'upper bound curve per le disrupted landslide, cioè per i crolli, che come vedete aggiorna molto quella di Kiefer e che comprende tutti i terremoti italiani, diciamo, censiti dal 1908 al 2012. Perché? Perché l'errore sulla geolocalizzazione degli eventi precedenti a questa data, nonché sulla magnitudo, che come ben intuite non è quella misurata ma diventa quella stimata, non consente una diciamo, linea poi di correlazione attendibile. Lo stesso è stato fatto anche per la liquefazione, in questo caso con una decisamente migliore convergenza con il lavoro di Paolo precedentemente già pubblicato. Allora, un esempio di come questo catalogo ci possa dare informazioni e come si possa usare, al di là del fatto di essere un database libero, consultabile, non vi dovete registrare, non dovete pagare, non ce lo dovete dire, ma lo potete tranquillamente scaricare. È stata una filosofia assolutamente open source, quindi potete tranquillamente gestirlo. Questo è il campo macrosismico del terremoto dell'Irpinia. Queste sono, diciamo, il lavoro di De Rubbeis del 96, vabbè, insomma, le isosisme, e veniamo agli effetti sismoindotti censiti dal CEDIT, l'epicentro. Questa è la distribuzione degli effetti sismoindotti e siamo al catalogo DIS, quindi alla localizzazione delle sorgenti sismogeniche riconosciute per quell'evento, con le loro caratteristiche, appunto, così come riportate da DIS, e se andiamo a considerare in questa scena un transetto attraverso questa sismogenesi, il dato CEDIT ci insegna, niente di nuovo diremmo a livello internazionale, ma abbastanza a livello nazionale, che la distribuzione della sismoinduzione per frane è asimmetrica rispetto alla posizione della faglia, e in particolare nell'engine wall del sistema tettonico c'è stata una decisamente più ampia distribuzione di effetti, soprattutto vedete nei primi 20-30 chilometri. Rubo un'altra frase a un romanziere che a me piace molto, a Albert Camus: la vera generosità verso il futuro consiste nel dare tutto al presente, sullo sfondo Consa della Campania, quella che resta, o meglio la vecchia Consa, non il nuovo insediamento. E rubo questa frase perché voglio in questa sessione del mio intervento presentarvi come il CEDIT si aggiorna e quindi come si porta ad aggiornarsi oggi con le tecniche moderne di cui disponiamo e nell'ambito degli ultimi terremoti avvenuti, partendo da questa immagine, anche qui sempre molto ad effetto emotivo, la vista di Amatrice 24 ore prima e dopo questo orario, e lo stesso satellite in orbita ascendente che ha ripreso l'abitato a distanza di 24 ore. Purtroppo sono immagini che si commentano da sole, così come il numero dei morti, che sono praticamente per la maggior parte in questo comune e negli adiacenti. Abbiamo vissuto una sequenza drammatica, drammatica anche per la memoria storica e culturale, il crollo diciamo, della cattedrale di San Benedetto da Norcia, il 30 ottobre. Una sequenza che dava respiro e lo faceva perdere, lo ha fatto perdere per tre volte, sono state le tre scosse principali che dal 24 agosto fino poi all'ultima, quella appunto del 30 ottobre, si sono succedute. In realtà sappiamo che l'ultima è stata poi a gennaio, quella appunto più diciamo, vicina al settore abruzzese. Il settore colpito è un settore geologicamente molto complesso, su cui non mi dilungo, ma siamo, diciamo, sul fronte, sulla diciamo, thrust principale dei Sibillini, questa è la zona di rampa, diciamo, sul dominio del bacino della Laga, quindi un sistema diciamo, geostrutturalmente molto complesso. Vedete i tre epicentri dei terremoti e le aree più colpite in questo ingrandimento e le sorgenti DIS riportate appunto sulla stessa immagine. Qui invece i censimenti fatti per il CEDIT dal gruppo di rilevatori della Sapienza e del CERI, cioè del Centro di Ricerca per i Rischi Geologici, che da tre ore dopo erano già operativi sul territorio. Devo dire che è stato un lavoro notevole anche dal punto di vista della logistica, perché le squadre erano costituite sempre da non meno di quattro persone, c'erano quattro macchine sostanzialmente che battevano il territorio e lo hanno fatto in maniera relativamente
relativamente quasi ininterrotta per 4 mesi, e in tutto sono stati censiti 800 effetti di frana sul territorio, non del solo singolo effetto sismico, ma via via che si andavano a accumulare, come vi farò vedere anche, diciamo, in qualche slide successiva con le scosse seguenti. Quindi questo è la scena del terremoto di Amatrice, vedete la distribuzione di effetti sismo indotti proiettata sulla shake map degli NGV, quindi sulla mappa delle diciamo linee ad ugual PGA. Questo si riferisce al terremoto di Visso o di Castel Sant'Angelo sul Nera, come lo si voglia chiamare, cioè la scossa del 27 ottobre, e da ultimo, un po' più ingrandita, la distribuzione degli effetti relativi al terremoto del 30 ottobre. Ovviamente la possibilità di dare continua presenza al territorio ci ha consentito di fare un discrimine tra gli effetti indotti dai singoli eventi sismici al netto dei precedenti, ed è da questo punto di vista la prima volta che a livello di nazionale su una sequenza sismica si riesca a fare questa distinzione, diciamo questa distinzione, e quindi valutare proprio l'effetto cumulato dei processi sismo indotti. In generale parliamo di frane per crollo che hanno interessato prevalentemente diciamo le litologie ovviamente carbonatiche o comunque marnoso carbonatiche, diciamo delle successioni affioranti, secondariamente i flish. Ecco, questa è l'immagine di cui vi avevo parlato prima, sono 3 scatti, questa è la foto, questa è praticamente il Monte Bove, è una parete diciamo visibile nel Monte Bove, vedete questo blocco, l'ho fotografato il 29 ottobre, il 30 ottobre il blocco era già fortemente diciamo instabile, e poi il 31 ottobre questo elemento è venuto a mancare, quindi è l'effetto damaging, come si chiama, cioè di graduale peggioramento, danneggiamento del sistema naturale, che nel caso delle sequenze sismiche fa niente più e niente meno che quello che fanno le stesse sequenze sugli edifici, andandoli via più a danneggiare, a ripetersi delle scosse. Una informazione fondamentale di questo diciamo sequenza derivò dal fatto che queste diciamo frane, spesso di piccola volumetria, perché parliamo di crolli, di distacchi di blocchi, qui la più grossa volumetria è stata rilevata nell'ordine di 70.000 metri cubi, è una rock slide che poi si è verificata a sud di Visto e sostanzialmente ha sbarrato il fiume Nera, causando diciamo l'interruzione della strada che è stata usata poi dal fiume come via ovviamente di diciamo aggiramento del detrito di frana, che era invece finito all'interno dell'alveo, ma parliamo altrimenti di pezzature, le vedete qui, di queste tipologie. Questi sono gli areogrammi per i 3 terremoti, ecco, in rosso sono le percentuali di queste frane che hanno in qualche modo interessato e impattato la rete viaria. Questo è un dato estremamente interessante, sia per i primi interventi, sia per la questione relativa poi anche alla sussistenza nelle ore e nei giorni immediatamente successivi. Ora, uno degli aspetti di pianificazione territoriale importantissimi su cui si sta lavorando a livello di PC è la cosiddetta CLE, cioè le condizioni limite di emergenza, che sono dei piani di raggiungimento e di gestione dei singoli abitati o delle singole località in caso di emergenza sismica. Non si può pensare che una via di connessione ad un abitato che abbia delle strutture strategiche ai fini della gestione dell'emergenza si interrompa per frana, diversamente sarebbe reso diciamo non più funzionale tutto questo sistema di interconnessione di emergenza. Questi sono i 4 eventi sismici, qui è incluso anche l'evento di gennaio, del 18 gennaio 2017, e la proiezione magnitudo distanza massima degli eventi sismo indotti riportata sulla quella che doveva essere la Kiefer curve, ma questa è la curva CEDIT del 2014, come vedete ampiamente contenuti all'interno della media standard deviation dell'attesa di diciamo effetti indotti da questo, per questo tipo di frane, cioè crolli sul nostro territorio, dalla sismicità di cui disponiamo. Vi vedete la potenza del dato storico, cioè questa curva e queste varianze sono state costruite sul catalogo CEDIT, riproiettando l'accaduto del 2016 rientriamo in questa storicità. L'aggiornamento quindi ci porta a 55% di frane, questo è l'areogramma che avete visto prima, questo era quello del 2012 aggiornato al 2017, il numero di eventi ovviamente fa un salto diciamo dopo il 97 il 2009 e totalizziamo appunto quei quasi 3700 effetti che prima vi avevo detto.
Vi parlo adesso dell'ultimo caso che stiamo ancora in parte studiando e affrontando, anche grazie a due miei collaboratori che sono qui presenti, a proposito dei giovani, che alcuni ce ne sono il dottor Marmoni, Gianmarco Marmoni e il dottor Matteo Fiorucci. Questi sono i prodotti che abbiamo restituito dopo il terremoto di Montecilfone dell'agosto 2018. Ci troviamo in questo settore, senza che ve lo descrivo in dettaglio, comunque tra Guglionesi, Palata, Mafalda. L'epicentro, vedete, è molto vicino a Palata, dominio di Flisch, sostanzialmente molisano, con questi trust in accavallamento. Abbiamo, ecco, questo è il quadro storico, la sismicità storica è, diciamo, clusterizzata in quest'area, quindi distante la zona epicentrale, e i dati CEDIT, cioè i dati pre-2018, sono tutti fuori dal settore che poi è stato interessato al sisma del 2018, quindi riguardano prevalentemente la zona più a sud e riguardano la zona adiacente sostanzialmente all'Esina, quindi più la parte pugliese. E questi sono alcuni degli 80 effetti sismoindotti che sono stati rilevati a seguito di questo evento sismico, proiettati anche in questo caso sulla shake map fornita e restituita dall'INGV, quindi come vedete anche in questo caso una distribuzione del tutto coerente con i massimi PGA, la posizione epicentrale, c'è una buona distribuzione, una buona sfericità, anche se con un allineamento abbastanza intrigante in questa direzione degli effetti sismoindotti. E qui però c'è stato un terzo incomodo. In quei giorni, dopo tre mesi di siccità, proprio manifestata e documentata dai pluviometri delle 7 stazioni che la Protezione Civile Molisana ci ha cortesemente messo a disposizione, si verifica un evento di pioggia intenso esattamente nelle 48 ore a cavallo dell'evento sismico del 2018. Queste che vedete sono le isopluvie, quindi 140 mm di pioggia caduti praticamente a nord-ovest di Montecilfone. Ripeto, l'episodio è veramente a cavallo dell'evento sismico. L'eccezionalità? Stiamo parlando di un evento che in termini di cumulate diurne ha una ricorrenza di 2 anni, tipicamente a fine estate. Stiamo parlando di un evento che in termini di cumulate orarie ha una ricorrenza al massimo di 10 anni. Quindi eventi con ricorrenza, diciamo, dall'anno al decennio, a fronte di un PGA che ha invece una ricorrenza, stante appunto la disaggregazione e la carta geologica di persona simile di base NGV, tra i 100 e i 150 anni. Quindi, diciamo, abbiamo da un lato una probabilità centenaria dell'evento sismico che si incrocia con una probabilità decennale o annuale di un evento pluviometrico. Lo scenario è estremamente interessante perché, come si può osservare, mentre le frane per crollo hanno risposto nella media della previsione attesa dal catalogo CEDIT, cioè la massima distanza sta quasi sulla linea che è la mediana della linea CEDIT, le frane in terreni coerenti, cioè in terre, in argille, qui parliamo di argille varicolori, chi conosce l'area, stiamo parlando del dominio lagonegrese, quindi sono scheli clays di quell'area, vedete, sforano ampiamente la linea attesa, e questo è chiaramente imputabile alla preparazione o la predisposizione legata alle piogge, che hanno chiaramente reso più favorevole l'innesco di frane per terremoto, e quindi vediamo un gioco combinato di, diciamo, preparatory effect e triggering effect, cioè condizioni preparatorie e di innesco. Questa volta mi riferisco a Bernard Weber per dare un monito a cui credo molto. Accettare di seminare perché altri raccolgano dopo e in futuro, mai quanto più di attuale possiamo dirci in questo periodo, ma soprattutto perché a questo monito, a mio avviso, si lega un concetto molto importante, che è il concetto della resilienza zero. Quando noi rimaniamo impietriti di fronte a un disastro naturale, quindi perdiamo la capacità di reazione perché non ci fidiamo di ciò che si possa fare in prevenzione o anche nella contingenza, ma io sottolineo soprattutto nella prevenzione, e diciamo questo concetto, questa resilienza zero è stigmatizzata artisticamente da quello che l'artista, diciamo,
Burri ha fotografato a Gibellina, cioè l'abbandono, la pietrificazione, la demolizione e il silenzio. Questo significa impossibilità di reagire. Non è assolutamente questa la linea, la direzione, la strategia che la geologia e che le scienze della Terra possono e devono permettersi di offrire alle nostre comunità. E quindi, riprendendo l'esempio del terremoto del 2016 e dunque dell'inventario da cui siamo partiti, vi faccio vedere la distribuzione volumetrica degli effetti censiti rispetto alla e la percentuale, quindi la probabilità di distribuzione del territorio rispetto ad altri dataset letterari, cioè abbiamo raccolto qualcosa di molto confrontabile con dataset che sono disponibili in letteratura e soprattutto mi riferisco ai dati cinesi, dati californiani e dati nepaliani del 2014. La distribuzione di questi effetti ci è servita per cercare di comprendere meglio se vi fossero delle relazioni sulla posizione di questi eventi e alcuni elementi del territorio, sia naturali che antropici. Per fare questo abbiamo applicato un approccio che si chiama V of F, cioè Weight of Evidence, è un metodo bayesiano, un'analisi statistica, che tiene conto di tutti i parametri naturali, cioè morfologici, ma anche antropici, e ne pesa in modo multivariato il ruolo nell'ambito della loro, della distribuzione appunto di questi effetti sul territorio. E quello che è emerso, non ve lo sintetizzo in forma analitica ma in forma grafica, ovviamente c'è un quantum dietro quello che vi sto proiettando, ci ha fatto statisticamente rilevare che nelle situazioni vallive tipiche dell'area appenninica colpita dalla sequenza 2016-2017 i tagli stradali hanno inseverito la potenzialità di rilascio di frane, e questo può in parte spiegare perché in terremoti passati e storici la numerosità di eventi censiti non sia stata altrettanta. Naturalmente non mi riferisco agli eventi pre-ottocenteschi, ma insomma a quelli dall'Ottocento al Novecento nella stessa area sì, e in particolare nelle zone di fondovalle ci sono le condizioni di maggiore predisposizione. Qui si potrebbe aprire un tema di grande interesse proprio sui fenomeni poi di amplificazione topografica o comunque sugli effetti amplificativi legati alla topografia, ma sicuramente vedete si sovrappone all'impronta morfologica, in questo caso un ruolo importante dell'elemento antropico che come tale va gestito soprattutto nella pianificazione e nella previsione futura, anche tenendo conto naturalmente di queste predisposizioni. E quindi, ancora andando avanti, si può fare qualcosa di ancora più quantitativo, cercare di valutare quindi la predisposizione, la suscettibilità del territorio ad accogliere o a subire queste frane in caso di scuotimento sismico, anche tenendo conto della possibile variazione di condizioni di saturazione del terreno delle rocce in funzione delle piogge che, come abbiamo visto nel caso di Montecifone, possono concorrere o almeno essere concomitanti agli eventi, e così facendo si ottengono delle mappe che si riportano, si possono esprimere in termini di probabilità di eccedenza di una soglia limite di distacco, quindi vuol dire che è tanto più o meno probabile che, dato una certa azione sismica, una certa saturazione di quel territorio, si arrivi ad un superamento di uno spostamento critico, cioè tale da far poi finire quella massa, per esempio su un'infrastruttura viaria o comunque altrove. E in questo i cataloghi possono contribuire perché funzionano da validating test, cioè noi possiamo back analizzare sostanzialmente i nostri modelli di analisi di suscettibilità tenendo conto della reale distribuzione degli effetti registrati e quindi rilevati durante le sequenze sismiche, utilizzandoli quindi in questo senso a scopo validativo. Bene, chiudo con uno sguardo al futuro. Noi abbiamo già iniziato, seppur in via per il momento ufficiosa, quindi scientifica, un contatto con l'INGV che, come sapete, nell'ultima versione del CFT ha tenuto conto e quindi ha cominciato a inserire i dati di effetti sismoindotti per tentare l'allineamento tra i due cataloghi in termini sia tipologici dell'effetto censito che anche di numerosità. Questo lo riteniamo congiuntamente un'ipotesi essenziale, perché un qualunque utente dei due cataloghi non può disallinearsi nel trovare magari tipologie o
localizzazioni che possono essere effettuate con criteri diversi. Il CFT è attualmente aggiornato al 97, il CEDIT è aggiornato al 2018, come vi ho precedentemente detto. E il CEDIT è già parte del progetto EQUIL, che è un progetto dell'USGS, per cui è parte del catalogo di franosità internazionale che è stato promosso da Gibson e da Tanias e che quindi sta per essere lanciato. Questa è una preview della web page che dovrebbe a breve essere prodotta. È abbastanza bloggato, quindi comunque è frequentato anche da parte di consultant che sono non nazionali, e questo appunto si continua a manifestare. Anche questo è un blog molto recente fatto per l'EGU appunto su questo catalogo e quindi su questa sua utilizzabilità e fruibilità. Detto questo, una breve plot sulle pubblicazioni attualmente uscite su questo catalogo. Il massimo aggiornamento è contenuto appunto nel lavoro di Caprari et al, pubblicato sull'Italian Journal of Engineering, Geology and Environment, che riporta anche i dati relativi all'ultimo terremoto, appunto quello del Molise. E detto questo, vi ringrazio per l'attenzione e rinnovo i miei ringraziamenti per l'invito a questa giornata. Grazie Salvatore. Grazie a voi. Sei elegantissimo peraltro, forse sei il più elegante di tutti qua. Vuoi farti vedere meglio? Perché non metto qui. Allora, ci sono delle domande per Salvatore? Rosalba. Buongiorno, volevo chiederle, ma questi cataloghi, il CEDIT e poi quello degli NGV, sono disponibili per la pianificazione, gli strumenti pianificatori settoriali, per cui si può già disporre di una banca dati e tutta georiferita, immagino? Allora, la risposta è assolutamente sì. Come avevo fatto vedere nella consultazione, compare una tabella, quella tabella si può scaricare in Excel, tutti i campi sono tranquillamente leggibili ed utilizzabili. Peraltro i dati CEDIT sono comunque già stati considerati nei protocolli che poi sono stati definiti nel 2019 per i sui microzonazione sismica delle aree terremotate, quindi Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria pro parte, e quindi sono comunque già considerati, si possono includere anche in prodotti per esempio di primo livello di microzonazione sismica. Parlo di ZA, cioè di zone di attenzione, per esempio per frana, ZF se parliamo di primo livello, e ovviamente in elaborazioni, studi di carattere tecnico o professionale sono assolutamente scaricabili. Qualora ci fossero problemi, ci sono comunque dei link, delle email istituzionali a cui possiamo, noi rispondiamo fornendo le eventuali informazioni o i dati aggiuntivi che possono servire. Okay. Vi dico anche che stiamo proprio per questo problema che vi ho detto dell'aggiornamento di Adobe Flash Player, delle versioni WebGIS che si sono un po' invecchiate, come tutto succede nel mondo informatico, abbastanza rapidamente stiamo provvedendo anche a un renew di tutta questa piattaforma, quindi non escludiamo che ci sarà una fase di outservice che comunicheremo anticipatamente di qualche mese, per poi poter rilanciare la nuova piattaforma di consultazione sul sito in cui già di fatto risiede. Grazie. Prego. C'è un'altra domanda qua avanti. Sì. È più che altro è una curiosità, mi allaccio a quello che è stato appena detto e anche in parte lei ha già risposto. La curiosità è questa: sono stati già utilizzati questi dati per evitare che strade si interrompano durante il terremoto o appena dopo il terremoto, oppure per eventi successivi anche di carattere meteorologico? Grazie. No, grazie a lei per la domanda.
dopo gli eventi sismici del 2016-2017, c'è stata un'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha dato avvio a uno studio del maggio del 2018. Questa ordinanza ha dato avvio a uno studio estensivo sui comuni terremotati, nell'ambito del quale è stata richiesta in modo espresso la restituzione di mappe di comprendenti le ZA, cioè le zone di attenzione per frana, e in quelle sono stati considerati anche gli effetti CEDIT, lì dove censiti, cioè dove ricadevano nelle aree territoriali colpite. In più, per quanto riguarda il discorso della previsione, alcuni comuni campione, tra cui Accumuli e Amatrice, hanno optato, e in questo sono stati scortati dalle istituzioni che se ne stavano occupando, perché il lavoro, adesso senza che mi dilungo, era stato coordinato da alcune istituzioni, dal Centro per la Microzonazione Sismica e le sue applicazioni del CNR, e hanno optato, dicevo, queste municipalità per sperimentare le tecniche di analisi suscettibilità da frana anche su tagli stradali, che appunto si avvalgono del dataset ai fini calibrativi. Aggiungo a ciò che il Dipartimento Eccellenza della Regione Lazio, del DTC, il DTC di cui fanno parte varie università, tra cui anche la Sapienza, ha varato e sta per concludere, quindi a breve ci saranno anche i prodotti, oltre che pubblicativi, ci sarà anche un volume che verrà edito nell'ambito di questo progetto, che si chiama Progetto Sismi, nel quale si è andati avanti su questo stesso tema. È stato applicata l'analisi di suscettibilità esattamente ad alcuni tratti viari, che sono soprattutto tratti secondari, cioè che collegano la Salaria ai centri abitati principali, in via sperimentale, proprio per verificare la funzionalità di questi approcci, di questa analisi di scenario per la gestione delle CLE, cioè delle condizioni limite di emergenza, e quindi per l'individuazione delle zone attualmente a più alta probabilità di rilascio di frane sismo indotte sulla rete stradale. Parlo di sperimentalità perché naturalmente sono tecniche che si stanno ancora affinando o affilando, a seconda di come preferite vedere la questione, ma sicuramente ci si sta lavorando decisamente in questa direzione, e anche attraverso il Centro di Microzonazione Sismica, appunto, le sue applicazioni. Quindi la risposta è sì, seppure in via sperimentale. Una cosa che è stata fatta per i comuni di Accumuli e di Amatrice è che con questi tipi di approcci siamo arrivati allo screening previsto dai CMS e su allegati, dalle ZA alle ZS, cioè le zone di attenzione e le zone di suscettibilità per frana, che sono un sottogruppo delle zone di attenzione, cioè limitano in un certo senso le zone di attenzione a quelle che si ritengono più suscettibili a franosità, proprio utilizzando questi approcci, e nell'ambito poi di queste ZS, in un futuro che ancora in parte non c'è, perché è nelle mani dell'ufficio speciale per la ricostruzione, del commissario praticamente straordinario per la ricostruzione, verranno individuate poi le frane su cui fare interventi anche di stabilizzazione, cioè interventi più di carattere ingegneristico e quindi di messa in sicurezza. Quindi la logica è screenare questi insiemi da ZA, ZS a ZTR, che sono zone di rispetto per frana, utilizzando tutti questi prodotti e questi strumenti che in parte vi ho illustrato. Grazie anche per aver detto screenare, perché non l'avevo mai sentito. No, parla di screening l'ICMS, devo dire, si concede questa idea. Comunque, filtrare. Senti, ma avete trovato liquefazioni nel 2016? No, dopo te le passo allora. La passa, così aggiorni. No, fra l'altro aggiungo, lo dico qui pubblicamente, ho visto l'integrazione sul 1908, faremo il check se quel lavoro è già disponibile. Attualmente noi sul CEDIT ne censiamo 85, tu hai detto di frane, ne hai detto che ce ne sono un po' di più, quindi terremo conto, aggiorneremo anche quell'aspetto là. Certo. Visto che siamo in conclusione della giornata, volevo tirar fuori una questione che mi sta molto a cuore, di carattere molto generale, che credo riguardi un po' tutti i presenti, e cioè la seguente. Noi abbiamo visto questo ottimo lavoro presentato oggi, abbiamo visto quello che ci ha presentato Valerio, gruppo ISPRA, sappiamo che esistono altre iniziative in giro per l'Italia su tematiche che in qualche maniera si sovrappongono, non del tutto, parzialmente,
penso a IFFI che doveva essere presentato domani, ci deve essere una grande, un grande evento che è saltato, penso al nostro DIS, penso a tante altre cose. Allora la questione che io mi sto ponendo, lo dico apertamente man mano che mi avvicino all'età della pensione, è: ci sarà mai un momento in cui qualcuno fa una sintesi di tutte queste cose simili ma non uguali? Perché io vedo i professionisti, categoria a cui non appartengo ma per la quale ovviamente ho simpatia perché sono i nostri clienti principali, ogni volta che vado su internet vedo che si lamentano tutti, sono tutti lì che dicono: ah, ma qui non si capisce perché questo consente una cosa, questo dice una cosa, questo dice un'altra. Le istituzioni per loro natura viaggiano per conto proprio, si sa, quando cominciò, per esempio, adesso parlo di Faglie, quando cominciò Itaca nel 2001 all'ISPRA, casualmente all'INGV cominciava il DIS negli stessi anni, noi più o meno sapevamo, annusavamo, i colleghi stavano facendo qualcosa di simile, abbiamo proseguito nella nostra individualità, solo negli ultimissimi anni abbiamo tentato di stabilire dei legami, però ci siamo trovati che anche se i singoli avrebbero poi desiderio di mettere a fattor comune, come dicono i politici furbi, i loro dati, poi in realtà si trovano dei vincoli che arrivano dall'alto, che non si capisce bene da cosa siano giustificati, miopia dei possibili finanziatori, per esempio il Ministero dell'Ambiente, i singoli presidenti che non vedono, magari degli enti che non vedono un grande desiderio, un grande vantaggio nel unire le forze, non so, ho l'impressione che stiamo lasciando un'eredità da una parte buona rispetto a quello che c'era 20 anni fa, dall'altra tutta sfrangiata per motivazioni che non sono accettabili, tanto più che voi sapete che negli ultimi anni l'informatica ha fatto passi da gigante, per cui oggi una osservazione, un'obiezione che veniva fatta spesso anni fa, cioè che bisogna fare dei database personalizzati perché bisognava affrontare un problema in una certa maniera, insomma oggi con i servizi di rete, i vari UFS, insomma, questi, tutto questo è superato, quindi si può molto facilmente da un lato avere la buona volontà di aprire i propri dati con quei servizi verso il mondo e dall'altro mettere in piedi dei sistemi che acchiappano tutto quello che c'è in rete e te lo plottano sulla stessa finestra, che è quello che vorrebbe, immagino, il professionista. E tra l'altro questo riguarda più la prevenzione, adesso abbiamo sentito Salvatore ci ha parlato soprattutto di quello che sta succedendo nel post terremoto, e è chiaro che nel post terremoto si va a guardare il capello, lo si spacca in quattro e va benissimo così, ma per quello che riguarda la prevenzione è evidente che ci vuole una visione nazionale, anche perché uno deve poter stabilire se è un governante, investo in Molise o investo in Calabria o non investo in nessuna parte, e poi c'è stato il terremoto, se non altro si sa benissimo dov'è che ci si deve concentrare, quindi mi chiedevo se qualcuno ha qualche idea per capire perché succede questo, perché non si riesce a fare. Tra l'altro c'è un aggravante, prima ho detto che sono mi avvicino alla pensione, insomma mancano alcuni anni ancora, ma l'aggravante è che tutte queste cose hanno una loro diciamo gaussiana, no? Per cui comincia una certa attività in sordina quando c'hai 40 anni, la mandi avanti per 10, 15, 20 anni a seconda di quello che puoi fare, dei precari che sono stati assunti, cioè tutta una serie di condizioni che non vi sto a elencare, ma tutte queste operazioni prima o poi si fermano, perché non c'è, se non c'è un afflato generale, io potrei dire, dopo che sono andato in pensione, chissà che ne sarà del DIS, forse si chiuderà lì, e allora a quel punto uno si chiede: ma allora che l'abbiamo fatto a fare tutte queste cose? Quindi ti volevo sollecitare qualche considerazione, se ce ne sono, in sala, perché mi sembra un tema che ci unisce un po' tutti, cioè parlare di queste cose senza pensare che poi, se non finiscono su una piattaforma unica, alla fine il popolo dei professionisti non ci fa molto, mi sembra grave. È chiaro, da ricercatore potrei dire è già tanto che qualcuno di noi si sia messo in testa di fare delle banche dati, perché ognuna di quelle banche dati, lo sanno bene le persone che lo gestiscono, porta via una quantità di tempo che allo stesso tempo uno poteva utilizzare per scrivere i lavori scientifici, magari fare una carriera che non ha fatto. Quindi lo capisco perfettamente dal punto di vista del ricercatore, ed è lì che l'istituzione dovrebbe venire nelle singole stanze a dire: tu però per favore fai questo, perché questo è cruciale più delle tue pubblicazioni. Quindi niente, un ragionamento così a voce alta, se qualcuno vuole confortarmi o sconfortarmi con considerazioni, prego.
per il Presidente dell'ISPRA. Ovviamente io parlo a nome personale e non posso parlare per il Presidente dell'ISPRA, i Presidenti stanno su altri, frequentano altri consessi. Ovviamente quello che tu sollevi è sentito da me come dai miei colleghi al micro, sentite? Ok, niente, quello che ha sollevato Gianluca è un problema che noi, io e i miei colleghi dell'ISPRA, affrontiamo relativamente al database Itaca. Ci confrontiamo con i professionisti e vediamo questa esigenza da parte loro della necessità di trovare qualcosa che sia uniforme e sempre rispondente allo stesso modo alle loro esigenze. Ti confermo, come tu hai già detto, che purtroppo non è così la realtà. Io credo che oltre cioè ci sia un problema intrinseco nella materia che noi maneggiamo, e cioè che c'è proprio una difficoltà nel ingegnerizzare la natura, che non è ingegnerizzabile, e quindi c'è proprio una difficoltà oggettiva in questo. Oggettivamente i ricercatori, quando si confrontano, vediamo il terremoto del 1908, ci sono sempre diverse posizioni sulla faglia sismogenica, per esempio, quindi c'è una difficoltà oggettiva che è difficilmente superabile con un colpo di spugna, diciamo, no? Quindi la realtà è complessa, e quindi bisogna da un certo punto di vista fare questo salto di cercare di confrontarsi con una realtà che oggettivamente è complessa. Il professionista pure deve fare questo sforzo. È chiaro che poi lui deve fare la relazione finale, ci deve mettere la firma, e quindi vorrebbe tutta una lista di dati già belli impacchettati e preconfezionati da utilizzare, però la realtà non è questa, e forse è anche pagato per superare questa difficoltà, perché altrimenti non avremmo bisogno di loro. E per quanto riguarda l'uniformità, è chiaro che c'è un problema sistemico, cioè secondo me si dovrebbe fare, guardo pure Paolo Galli, Paleo Galli ci sta benissimo, Paleo Galli, chissà da dove è venuto questo lapsus. E bisognerebbe fare sistema, protezione civile, ISPRA, INGV, sedersi a un tavolo per questa questione delle faglie capaci. Sicuramente questa storia grida un po' vendetta, nel senso che dal punto di vista dei professionisti loro dicono: ma abbiamo bisogno di un riferimento unico, e che l'ISPRA dica la stessa cosa di quello che dice protezione civile, così dell'INGV. Io raccolgo il tuo appello e ti dico che personalmente, ma anche i miei colleghi, siamo sulla stessa linea. Come risolverlo non lo so, la nostra disponibilità c'è, cioè, massima. Ma penso che questo sia ancora aperto. Se posso aggiungere una mia considerazione, è un discorso che in realtà con Luca è già venuto fuori in altri momenti, appunto io credo sicuramente che lo sforzo di sintesi vada fatto, tanto più che stiamo parlando di sistemi aperti, quindi che appunto sono di fatto fruibili, integrabili dal singolo. Poi se uno si scarica il dataset CEDIT piuttosto che l'altro dataset, l'Imergia potrebbe farlo da sé, quindi perché non farlo noi? In realtà c'è quindi premesso che sono d'accordo e che in parte ci siamo già mossi in questo senso, abbiamo avuto diciamo dei primi confronti con Tarabusi, in particolare per quanto riguarda il CFT, proprio su questo stiamo analizzando una serie di terremoti campione per cominciare a capire come, come diceva prima Valerio, risolvere dei problemi proprio meramente di sistematizzazione informatica, che non sono poi così banali come potrebbero sembrare. Però allo stesso tempo, in questa esperienza, che per il momento va per le vie diciamo ufficiose o se vogliamo amicali o di collaborazione tra ricercatori, emerge un punto di vantaggio nell'aver fatto dei percorsi paralleli, che è proprio il portare poi delle esperienze differenti anche nell'aver maturato magari delle diverse sensibilità a risolvere delle questioni che, messe su uno stesso tavolo, riescono a compensare deficit da ambo le parti. Quindi secondo me che ci sia una fase anche di parallelismo, e perché no, mantenere non solo magari più ai fini scientifici o di ricerca un parallelismo che aiuti anche a non poi
canalizzarsi e a quel punto a non assumere un unico... Bravo, esatto, secondo me potrebbe comunque non essere male, cioè perché in quel pensiero unico si può sempre rivedere, quel pensiero unico si può sempre rivedere, ma se perdiamo i pensieri paralleli, chiamiamoli indipendenti scientificamente parlando, si rischia poi magari di perdere anche questa cosa. Quindi io sono un po', sono d'accordo con te sul prodotto di diciamo che deve essere fornito a chi se ne deve fruire. A livello di ricerca mi sento di spezzare una lancia anche su eventuali percorsi paralleli, che nella scienza io ritengo siano sempre produttivi, anche nei casi di studio, lo sappiamo bene, questo avviene, no? Affrontati da diverse scuole o da diverse... Ok, grazie. Io sono totalmente d'accordo con Salvatore. E Enrico, vuoi chiudere? No, no. No, le finestre, dico. No. Volevo dire, sono d'accordo a suo microfono. Scusa Paolo, che ti ho, non ho mai visto. Scusate, sono d'accordissimo con quello che diceva Gianluca, con l'ultimo intervento anche di Salvatore. Noi dobbiamo assolutamente però metterci seduti ad un tavolo. In questo momento, scusate, io parlo, forse le università sono un po' escluse da questi discorsi. Dall'altra parte... Sì, lo so che Salvatore è la sapienza, però in generale, sto parlando Luca, c'è un discorso che viene fatto tra enti e poi quando si viene, perché purtroppo ci sono le regioni, almeno le università non le ascoltano più, quello che dicono è dice quello che ha detto l'ISPRA, quello che ha detto la Protezione Civile, quello che ha detto il CNR, quello che ha detto l'Enea, ognuno si prende il proprio campo e questo lo vediamo poi anche sui giornali per le scelte politiche, le scelte di pianificazione territoriale. È un momento cruciale, importantissimo, e ben vengano convegni come questo, momenti di riflessione in cui ci dobbiamo mettere tutti davanti ad un tavolo, intorno a un tavolo, scusatemi, per ragionare e non perdere di vista alcuni obiettivi. Va benissimo la ricerca parallela, va benissimo il confronto scientifico, però il prodotto finale a chi va? Io purtroppo è un po' il terremoto dell'Aquila, ma poi successivamente tanti eventi catastrofici stanno diventando processi, cioè ce ne sono tanti in giro in cui la frana c'è o la frana non c'è, quale prendo? In un catalogo c'è la frana e in un altro no, il terremoto a che distanza? Guardate, un altro processo sarà politico, tutto quello che volete, ma così complesso come quello di Rigopiano sarà difficile da gestire. Noi che siamo ricercatori, noi che studiamo, noi che partiamo da ognuno nei suoi diversi campi, ci dobbiamo mettere assolutamente intorno a un tavolo per decidere a chi va il nostro prodotto. Non può uscire una carta dell'ISPRA, una carta dell'INGV, una carta dell'università con contenuti diversi, perché poi in un processo diventa una guerra tra colleghi, è difficilissimo fare CTP di parte se non i CTU. Quindi diventa un discorso, secondo me, per andare verso quello che diceva, verso una sintesi oggettiva, in cui dobbiamo, secondo me, mettere dei paletti ben precisi. Uno, è la regola principale, l'osservazione, la sappiamo. Due, la scala. Tre, dire, secondo me, è un modello, non è il dato reale. Noi troppe volte andiamo e diciamo, è la verità assoluta. Noi dobbiamo dire, è un modello a questa scala. Se noi diciamo, se noi non perdiamo di vista il concetto di scala, perché il fallimento, secondo me, è una mia opinione personale, l'ho detta già a un convegno a Pisa, e il fallimento del CARG è dovuto poi alla pianificazione territoriale. Cioè quando è stato utilizzato il CARG per fare dei progetti, per fare delle gallerie, per fare così, quello è stato il fallimento del progetto CARG. Questa è la mia opinione personale, però è questo che poi non fa rifinanziare il progetto. E questo, secondo me, è il momento importante per metterci tutti intorno a un tavolo. Grazie. Scusa Paolo. Paolo. Prego. Allora, io parlo a nome degli altri database, perché oltre, va bene, al database degli eventi sismici, ci sono, per esempio, l'ISPRA cura molti altri database geologici e posso confermare la mia esperienza, perché io curo il database dei fenomeni di sprofondamento e delle cavità sotterranee in Italia, e c'è una seria difficoltà a reperire i dati.
perché molto spesso noi mandiamo lettere e comunicazioni alle regioni, alle autorità di bacino, a tutte le ARPA, abbiamo fatto una convenzione, stiamo facendo un database, volete collaborare, volete mandarci i vostri dati? La maggior parte delle volte, non, quasi sempre diciamo, non arriva nessun tipo di dato, quindi siamo riusciti a fare convenzioni solamente con enti singoli in cui si mettono in comune i dati. Invece viceversa, succede spesso che dopo qualche tempo l'ente locale ci scrive e ci dite dateci i vostri dati in relazione a questa cosa di cui noi per primi avevamo chiesto una collaborazione. Quindi è davvero assurdo, perché è la mentalità italiana, chi ha il dato difficilmente lo vuole mettere in comune, anche se poi noi garantiamo la paternità del dato. E quindi effettivamente è proprio un problema politico, che proprio la politica deve stabilire se c'è un ente, quell'ente che compiti ha, quali tipi di dati deve raccogliere. È questo il problema, cioè se il compito di raccogliere dati geologici, parlo di un certo tipo, è di un ente, chiaramente tutti gli altri devono mettersi seduti al tavolo per collaborare e fare un database unico, altrimenti è assurdo. Ora noi ci stiamo muovendo con convenzioni con la singola regione, stavamo discutendo prima con il collega, convenzione con una singola regione in modo tale che il database per quella regione sia condiviso da ISPRA e dall'altra regione, ma più di lì non riusciamo ad andare, non riusciamo a fare una politica a livello nazionale, non riusciamo neanche a mettere al tavolo tutti quanti, per esempio i soggetti che lavorano sull'argomento Roma, sono state veramente lotte intestine interne, perché chi è a Roma ha un dato di un geologico di un certo tipo non lo vuole condividere, neanche se poi il lavoro è di tutti. Quindi chiaramente ciascuno di noi deve mettersi una mano sulla coscienza e decidere di iniziare a cambiare mentalità da questo punto di vista e cercare di lavorare a favore dell'Italia, a favore della previsione, a favore della prevenzione per tutti. In quanto ormai vabbè, è pensionato, ma che appartiene a un ente pubblico, un ministero, appartiene a un ministero. Allora bisogna fare quello. Un conto è un ente pubblico, un ministero, che ha ben chiaro quali sono gli altri enti che hanno per statuto determinate cose. Noi abbiamo collaborato con l'ISPRA come ministero per quanto riguardava il discorso delle frane, perché era il catalogo IFI, qualcosa di ufficiale, eccetera, eccetera. Così come con l'INGV, altre collaborazioni, perché l'INGV ha dei compiti istituzionali ben precisi. Quindi questo è chiaro. Il professionista comunque si prende i dati che vuole così, ma esiste un principio di base che è il principio della cautela. È quello che deve in qualche modo guidare una relazione, una qualcosa. Il fermarsi di fronte, avere il coraggio di fermarsi quando i dati non sono sufficienti per potersi, tra virgolette, esprimere, dare, via così. Questo per esempio noi per quanto riguarda l'archeologia, laddove non potevamo esprimere, avevamo dei dati ma non sufficienti per applicare un vincolo, insieme ai piani regolatori, quindi non utilizzando le leggi tutelare i vincoli così, si facevano delle osservazioni, c'è necessità di avere ulteriori informazioni o meno, per non distruggere da una parte o per liberare delle aree dall'altra, per non penalizzare. Quindi così. Altra cosa è il discorso di mettere i dati in comune, le banche dati in comune, eccetera, cose così. Va benissimo, va così. Così come anche è correttezza, a mio avviso, etica, ideologica, istituzionale, che laddove ci sono dei dubbi, la faglia mi immerge a destra, mi va a 90 gradi, 70, basso angolo, via così, avere la correttezza di riportare tutte quante. Poi dici, faccio più tifo per questa piuttosto che per quest'altro, a mio avviso è un errore. Se tu non hai gli strumenti, oppure devi dichiarare perché fai quella scelta, è la trasparenza, o se no dice io faccio un passo indietro, ti do determinate queste cose, però deve avere la correttezza, laddove ha un significato importante, accettare una posizione rispetto all'altra, poi il discorso è moda, non moda, divertimento, o ha un implicito, tra virgolette, effetto sulla scelta progettuale, poi, così, va, e anche qui principio della cautela.
Questo deve, il principio della cautela vale per tante scienze, per tanti aspetti, dovrebbe valere anche per la geologia. Impariamolo dal Vajont, dove non è stato applicato il principio della cautela. Grazie. Posso dire una cosa? Io sono un libero professionista, per cui non volevo intervenire, però io sono uno di quelli che utilizza i dati dell'ISPA, dell'INGV. Come professionista io non sono obbligato a vederli, a esaminarli, lo faccio, ma non sono obbligato. Sono invece obbligato ad applicare norme che sono leggi, le norme tecniche del 2018. Il problema in campo sismico qual è? È che ci sono le normative regionali, che è una follia unica. Se io devo valutare la liquefazione di un suolo, ci ho normative diverse fra Lazio, Emilia-Romagna, Sicilia. Se io ho un problema di valutare la categoria di sottosuolo, e c'ho un'inversione di velocità delle onde, la Regione di Lazio mi dà un modello per stabilire se questa inversione è significativa o meno. La Regione Emilia-Romagna o Veneto non ce l'ha. Mi è capitato nella Regione Lazio di trovare la classificazione sismica di un comune, non dico quale, che mi sembra che era seconda categoria, la Regione Lazio l'ha declassata a terza. Noi progettisti cosa abbiamo fatto? Abbiamo scelto quella più cautelativa, quindi siamo andati contro la normativa della Regione Lazio. Chiaro, quello che è norma, io lì sono obbligato a far riferimento a quello, ma non a quello che mi dice ISPRA, INGV. Io vado lì, mi documento, mi devo lo scenario, lo metto, ma potrei non farlo. Ok. Manca solo la regione, anche se sono. Perché hai abbassato il livello di sismicità? Sono un ex funzionario della Regione Lazio, però visto che si è parlato anche di. Allora, intanto la regione è, ha detto adesso proprio il collega Maurizio Lanzini, è un ente che ha il compito di legiferare. Quindi quando viene fatto un progetto e partecipa a questi progetti, io racconto le due esperienze a cui ho partecipato, che sono IFFI, che poi è IFFI è anche ha avuto il suo risultato finale di essere inserito nei PAI redatti dalle autorità di bacino regionali, perché ci sono le autorità di bacino come il Tevere, che è un'autorità a sé stante, ma l'autorità di bacino regionale era un ente che faceva parte della Regione Lazio. Quindi lì è stato fatto, per rispondere a quello che è stato detto da Luca, che ha iniziato questo discorso, è stato fatto un modello di comportamento unico per catalogare i movimenti franosi e è stato fatto un inventario unico. Le difficoltà sono tante, perché mettere al tavolo tante persone con teste diverse, con modi di catalogare i dati, ognuno dice no, ma io ho già fatto un mio inventario, perché mi devo adeguare a questo inventario nazionale? È stato fatto un grosso lavoro da chi ha coordinato, questo va sottolineato, sono le persone che poi fanno le cose, che hanno omogenizzato a livello nazionale questo database, che è utile al professionista quando deve poi fare un progetto oppure deve fare semplicemente un intervento di pianificazione. Stessa cosa è stata fatta con la microzonazione sismica. La microzonazione sismica si partiva da dati che erano non omogenei a livello nazionale e si è omogenizzato con grande fatica, regioni che andavano più avanti, Emilia-Romagna che aveva già fatto tutto, poi guardate, un'altra cosa che capita anche a livello nazionale, che io ho riscontrato in tanti anni di carriera, è quello che a seguito di un evento vengono fatte queste cose. Io parlo del 98, a seguito del 98 poi, dopo la tragedia di Sarno, è stato fatto l'inventario dei movimenti franosi e a seguito dell'Aquila la riclassificazione sismica, per esempio della Regione Lazio, questa classificazione sismica fatta con l'università, ecco, la Regione Lazio per esempio ha coinvolto l'università La Sapienza e l'Enea per fare la riclassificazione sismica, quindi c'è un dialogo.
anche con gli enti universitari. Ritornando invece alla microzonazione sismica, anche lì c'era chi non voleva adeguarsi a questo modello unico, che è stato poi testato, è partito il volume degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, è stato edito nel 2008. C'è stato il terremoto dell'Aquila del 2009 e sono stati fatti dei casi di verifica e poi nel tempo sono state integrate con altre analisi come le condizioni limite dell'emergenza. Voglio ricordare, ecco, quando proprio per la microzonazione sismica, il problema delle faglie attive e capaci, la regione deve valutare gli studi di microzonazione sismica, cioè deve dire se questi sono idonei, dare il timbro, il cosiddetto, cioè questo adesso è legge, quello lì diventa legge, questo deve fare la regione, questo è il compito. Se c'è un catalogo Itaca che mi dice che c'è una faglia in un posto e un altro catalogo la sposta a 300 metri di distanza, noi ci troviamo in questa situazione in diversi comuni e venimmo a parlare proprio con il dottor Galli e col dottor Messina del CNR, cioè con le persone che stavano studiando in quello, che cosa dovevamo fare per queste faglie attive. Purtroppo dopo pochi mesi c'è stato il terremoto di Amatrice, che ha però accelerato in un certo senso quello che si doveva fare. Quindi, ritornando a quello che l'importante è mettersi in un tavolo, parlare, dialogare, la comunicazione noi non la facciamo, i geologi non sono bravi in questo, cioè comunicare, andare, parlare, a parte un'unica persona che fa una trasmissione televisiva che è conosciuto, ma noi dobbiamo andare sia nelle scuole, ma soprattutto anche tra la gente, anche ai convegni. Io la prossima settimana mi hanno invitato nel comune a parlare di cambiamenti climatici. Quella slide che tu hai presentato sul far vedere nel Pliocene come era l'Italia e nel Wurm come era l'Italia, la farò vedere proprio per far vedere come è cambiato. Per noi geologi è normale queste cose, non lo capisce la gente. Quindi la cosa fondamentale è, ho visto che se si dialoga si riesce a trovare una soluzione comune e tanti progetti sono stati fatti, io ricordo dal Geodinamica e noi, ecco, ho visto una slide presentata da Salvatore Martino, noi abbiamo seminato, lasciamo alle nuove generazioni qualcosa. Poi che le tue preoccupazioni, e io me ne sono reso conto perché ho lasciato delle cose lì in regione, dico ma adesso chi le seguirà queste cose? A chi le lascio? A chi? Qualcuno ne trarrà beneficio, dopo tanto tempo si va a ricercare le relazioni che uno ha scritto. Come al servizio geologico ci sono le relazioni scritte a suo tempo dai predecessori che hanno lavorato al servizio geologico, qualcosa tu hai seminato e qualcosa rimarrà alle generazioni future. Però l'importante è il dialogo, io credo che sia l'unico modo e adesso è stato finanziato di nuovo il progetto CARG. Volete sapere perché? Perché è un convegno che abbiamo fatto come SIGEA riguardante il dissesto idrogeologico, ha partecipato un senatore che era del Movimento 5 Stelle, che ha preso a cuore questa cosa e è stato dato un finanziamento. Certo, non è stato detto, il progetto CARG non è un progetto vero, è più utile la microzonazione sismica alla scala a cui si lavora, però intanto dà una mano a sensibilizzare l'opinione pubblica e soprattutto a fornire anche lavoro a nuove generazioni e a dare un prodotto che può essere utile in una fase di pianificazione di macro area come una fase regionale. Grazie. Luigi, vuoi chiudere? No, chiudere non lo so. La bocca fuori. No, volevo dire a questo proposito che io mi trovo proprio a affrontare questo problema con la regione toscana perché tramite una convenzione siamo stati incaricati di fare una carta delle faglie attive e capaci proprio in vista delle normative 2015 sulle faglie attive e capaci di tutta la regione e in effetti va a finire che questo sarà un prodotto ulteriore, non sarà Itaca perché le faglie attive non tutte le faglie attive sono faglie sismiche, non tutte le faglie sismiche sono capaci, quindi sarà necessariamente un terzo elemento che dovrà sovrapporsi e
che auspicabilmente si riuscirà a compiere alla fine a scala nazionale, se ci saranno i finanziamenti e la volontà fin dall'inizio collaborando, se no ognuno si farà il suo e poi verranno collegate. Mi sembra che come dire, la finalità, l'obiettivo alla fine sia quello che ho visto in questi anni con gli NGV, cioè che inizialmente c'era il catalogo parametrico, da un'altra parte c'era i database macrosismici, poi c'erano i CD con... Poi ora piano piano sono tutti collegati in maniera che da uno stesso portale uno direttamente riacceda agli altri. Io penso che sarà necessario andare in questa direzione, per cui collegare al DIS Itaca, Itaca le faglie capaci, perché necessariamente ognuno ha una sua differente finalità, uso nella pianificazione territoriale e scala di lavoro, perché è chiaro che non si può fare la faglia capace su un 100.000, la faglia capace deve essere mappata a una scala di dettaglio, fra l'altro le norme tecniche sono molto specifiche, richiedono la conoscenza e la letteratura esistente, richiedono la validazione di esperti specialisti del settore e quindi... Esatto, il valore è quello che si può fare, quindi sono interventi molto delicati, proprio per questo la legge è molto specifica e richiede approfondimenti molto di terzo livello, che chissà mai se le regioni o i comuni avranno i soldi per realizzarli, perché anche quello poi è un altro problema. Però penso che l'unico modo di risolvere quello non sia fare un prodotto unico, ma avere tanti prodotti interlinkati fra di loro e di facile accesso da ogni piattaforma, di poter accedere facilmente alle altre, sull'esempio di quello che è stato fatto col database dei terremoti all'INGV. Ecco. Assolutamente giusto. Ti posso chiedere un piacere, Luigi? Mi potresti leggere in fiorentino questa frase? No, perché con l'accento di Bagnara Calabra di Gianluca era veramente brutto. Se tu ce lo leggi in toscano, via, via, non fa bischero, fallo. Allora, l'acqua disfa i monti e riempie le valli e vorrebbe ridurre la terra in perfetta sfericità, se la potesse. Grazie. Bene, io penso che siamo tutti felici e contenti, e se Stefania vuole chiudere... Allora, intanto... Non so chi aveva detto che non c'erano i giovani, Enrico c'è ancora, più volte addirittura. Allora, non ci sono i giovani perché purtroppo siamo in emergenza sanitaria, quindi doveva partecipare il professor Sigismondi, addirittura con 20 studenti di fisica, ma quelli sono, non li hanno proprio fatti partecipare, li abbiamo esclusi sin dall'inizio perché non avevano i permessi, poi altri ragazzi invece stavano guardando l'evento di là, perché purtroppo per l'emergenza sanitaria non abbiamo potuto far accedere in sala i ragazzi, quindi è stata questa giornata e speriamo che nelle prossime giornate, quando terminerà questa emergenza, si possa comunque riaprire a tutti. Volevo ricordare che l'evento era in streaming, quindi troverete le registrazioni di chi ha parlato, chi vuole rivederlo eccetera, la segreteria manderà il link per le registrazioni e i video di questa giornata e ovviamente ringraziare tutti gli intervenuti, quindi gli amici e i colleghi che da sempre insomma continuano a partecipare alle giornate di Espress IGEA, ringrazio i relatori, ringrazio il moderatore Paolo Galli e vi diamo appuntamento alle prossime giornate. Allora, la prossima giornata dovrebbe essere l'8 aprile, però pare che da domani ci sarà un ulteriore stop ai convegni, quindi noi siamo stati coraggiosi, diciamo, a fare questa giornata, probabilmente ci sarà uno stop di un mese per gli eventi e per i convegni, e quindi da domani, probabilmente fino al 5 aprile, se riusciamo, cercheremo di mantenere la giornata dell'8, sperando appunto che l'emergenza sanitaria termini. Viceversa, manderemo comunicazione a tutti gli iscritti. Quindi ringrazio tutti, ricordo che noi raccogliamo le relazioni degli interventi, quindi i relatori hanno sia dei poster che delle relazioni orali, hanno tempo un mese
per poterci dare il loro contributo. Quindi aspettiamo i contributi entro il 4 di aprile. Grazie a tutti e buona giornata.